sopra non è buonasera a tutti ragazzi, apriamo un nuovo server. Adesso senza, la mia professionalità si vede anche da queste cose. Da che ti carico la pagina nel frattempo così. Madonna, messi messaggi. Ho iniziato già a chiacchierare queste agende. La prima volta che entro su questo server. Buonasera cittadini di Los Angeles, qui vi parla il comandante della polizia di Los Angeles. Questa sera alle ore 22 verrà applicata la legge marziale, cioè siamo questa sera in uno stato militare, la polizia avrà la completa giurisdizione di sparare a un civile anche solamente per un inseguimento. Cercate di non mettervi contro la polizia, siamo sulle tracce di una possibile banda terroristica. Stiamo difendendo voi e la città. Ripeto, state nelle vostre case e non vi muovete. Non mettetevi contro la polizia. Ma ci mancherebbe. Non fate azioni criminali, altrimenti ne pagherete le vostre conseguenze. Arrivederci. Proprio così, che comandante serio è? Già mi sta simpatico. Scusa, ma ti giri un attimo. Non mi piace questa faccia. Non è la faccia di Silvio questa. Questa è più la faccia di Silvio. E non male che Silvio c'è. Non so quanto rimarrò su sto server, sono franco, eh. Tipo maglia sotto zero. Tipo maglia. C'è una camicia più fashion. Così, già. Tipo del calcomanie. Ok, braccia. Devo mettere. Ok, così. Tipo pantalone. Sì, è una persona molto elegante. Non è che può girare con un pantalone. Colore pantalone mi sta bene. Tipo scarpe. Un mocassino, cribio. Scarpetto. Ok, mi piace. Buonasera signori, buonasera. Buonasera. Ho sentito un attimo la radio e c'è su qualcosa di città. Come scusi? Ho sentito un attimo che parlava il comandante della polizia prima, appena arrivato qui. Non so che è successo qualcosa. Sono appena arrivato. Non so, sono nuovo del posto, sono appena arrivato oggi, quindi non so. Ah, anche lei. Cosa sta succedendo? Cribio. Ci saranno dei comunisti sicuramente in giro. Ah sì, sicuramente stanno cercando quelli. Quindi stia attento. Silvio Berlu. Che cazzo? Lo cambia il titolo. In città. Salve. Ciao caro. Salve. Allora, cosa si fa qui? Noleggio la bici, $89, faggio.
Andiamo! Cribio! Ma sta anche nevicando. Qui ho letto che comunque ci stava gente che... Oh! Chissà se troviamo, facciamo qualche casino, non lo so. Allora, intanto cerca di capire dove sei e dove dobbiamo andare. Cribio! Tutte case in vendita, la polizia, dobbiamo dare fastidio ai poliziotti perché i poliziotti sono il vero pericolo. Il poliziotto è il nemico. Lì. Perfetto, andiamo alla polizia. Allora, Cribio, sono tornato... Forse tanti. لو جيبوا لك سكين تنحرني ما كي اول شيء انا استثيبك يعني انا قلت مو استثيبك ابين لك الحق لعل الله يهديك وانتفع بايمانك رجع ما voglio capire se c'è Discord se c'è qualcuno entrato nel mio Discord no عطشا للدم ابين لك الحق وبين ان هناك جنه ونار perché sento un arabo qui ho tanta paura ma io me ne vado ma chi è che sta parlando qui Ragazzi, perché sento arabo? Ah, si dichiara l'emergenza della minaccia da jihadisti. انه منكر ولا هو انا ما ادري انا امشي مع العلماء العلماء يقولوا منكر ما قالوا قال ما لا ما قالوا شيء quindi ci sono i jihadisti in città e io sto già in bicicletta قالوا منكر قالوا هيئه كبار العلماء من بنى قبرا او رفع قبر رفع القبور والتمسح بها سكوزي buon uomo احيانا لو الان سكوزي ما senti anche lei delle voci arabe strane una domanda senti anche lei delle voci strane arabe Sì. Ah, è tutto normale, quindi non sono pazzo. Grazie. Non è pazzo, no. Ho tanta paura, Cribio! Sentivo degli arabi, li sentiva anche lei, ma vada, fa culo. Questi pazzi sono. Cribio, si fermi subito! Ho urgente bisogno di socializzare! Cribio! Qualcuno mi può spiegare cosa sta succedendo? Scusi! C'è un attacco terroristico! E cosa? Dovete ripararvi! Dove? Cribio, sono appena arrivato! È sotto il palo, non lo so! Cos'è? Sono appena arrivato, Cribio! Ah, salve. Ma capito che sono io, scusi. Forse. Come forse? Cioè, la fisionomia, il tipo di linguaggio, il ben vestire. E i capelli un po' ingannano, eh. E i capelli ho fatto un piccolo trapiantino, vabbè. C'è chi può, chi non può. Molto piacere, Silvio, comunque. Gaetano. Gaetano, quel nome, no. Quel nome, no. Gaetano, dove sta andando lei? Ah, niente, c'è lo stato di emergenza che ci sono gli jihadisti. Non ho capito un cazzo, però ok. Ci sono i comunisti, Cribio! Vabbè, signor Berlusca, arrivederci. Arrivederci, Gaetano, è stato molto utile. Andiamo alla polizia. Attenzione lei, testa bianca! Oddio, si è fatto male! Si è fatto male? No, tutto bene, sì. Voglio qualcosa. Mi sono spaventato, Cribio. Mi ha fatto prendere un coccolone. Pensi io. Porca loca. Grazie, professor Eldar, per il follow. Che disagio. Perché che disagio, Tony? Ma che cazzo vuoi? Stasera niente Apex. Vada piano lei, Cribio, che ci sono i comunisti. Oddio! Cosa è successo qui? Mi sente? Buon uomo, mi sente?
identificare la causa della morte. Sto cercando di identificare la causa della morte. Apicelux, ma come Berlusconi si occupa di... è appena arrivato. No, qui sono nel server, Torello. Che è successo, Cribio? Sono morto tempo fa. Beh, ma che è successo? Non lo so, sono appena arrivato, ho trovato a terra, giuro che non ho fatto niente io, Cribio! Come cazzo faccio ad alzarmi? Ha chiamato l'ambulanza, qualcuno? Sì, ma non lavorano. Chieda in chat. Chieda in chat, sì, arriverà qualcuno che la salverà. Posso venire con lei io? Lui vuole, dove deve andare? Non lo so, dove va lei, uguale. Non avevo nessuna meta, però possiamo. Come si allaccia la cintura, Cribio? G. Grazie. Comunque piacere, Silvio. Non so perché, ma immaginavo che il suo nome fosse quello. Eh sì, sì, sono proprio io, sono io. Presidente Cavaliere d'Italia. Sì, volto familiare, sono dovuto scappare dall'Italia, sa, la situazione era un pochettino bizzarra. Buonasera cittadini, sono le 22. Abbiamo appena ricevuto una minaccia jihadista. Sappiamo per certo che nella città sono nascosti dei terroristi. Come già ho detto, chiudetevi nelle vostre case. State tranquilli che non vi succederà niente. La polizia è qui per aiutarvi. Ho paura. Usciranno per le strade armati bene. Minchia. Circondati da auto equipaggiate di armi molto, molto potenti. Ma chi è sto pirla che parla? Scusi. La polizia non lo so, e lo Stato sono a vostra tutela. Siamo... Ma poi si dice tutela, non tutela. Per cercare di distruggere questa minaccia. State dentro casa. Ma stia lei dentro casa, lo imbecille! Stato militare terminerà alle 23:10. Questo è il bunga bunga. Mi raccomando, signori, chiudetevi in casa. Arrivederci e buona serata. Ma mi chiudo in casa sì con un elemento del genere in giro, Cribio. Fate attenzione. Andiamo verso la stazione di polizia, vediamo cosa c'è. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Sta neve! Maledetta, ma non è messo le catene, Cribio. Ma guarda questo imbecille, poi dici che muoiono. Guarda questo imbecille, breve. Gli faccio dito medio, vediamo se capisci. Vada piano lei con questo pistola! Oh, Gesù! Ma non c'è nessuno neanche la polizia. Possibile, Cribio. Ma c'è alla ricerca dei terroristi, basta. Ma sì, io sono sempre su Silvio Berlusconi, ho combattuto i comunisti. Verità, ma lei in verità so che ha degli ottimi amici, degli ottimi legami con... Ho avuto dei legami in passato con un vecchio caro amico che purtroppo non c'è più. Sì, ha fatto una brutta fine, non ricordo male. Sì, povero Cribio, ero molto amico, ho tenuto sua nipote in braccio diverse volte, Cribio. So se oggi capisce. Non mi piaceva quel palo. Facciamo ambulanza. Aspetta, è entrato un mio amico, forse lo troviamo al deposito centrale, magari ci va. Ma non puoi... Buonasera, ambulanti! Noi sentiamo il fax a tutti perché siamo bravi gittari. Ma dove stanno le donne, Cribio? Scarseggiano un po' in gittare, gentilmente, in verità. Ci aiuta lei, signor Silvio, guardi, se non ci può aiutare lei, non so che fa. Adesso qui andremo al potere. Come ti chiami, prima di tutto? Presentiamoci, Cribio. Mi chiamo Marco. Marco, allora, Mirko, ascoltami. Vabbè. Faccio un vinto di... Vabbè, mi chiamo Mirko, dai. Mirko dalle Marche. Mi devi ascoltare. Noi dobbiamo arrivare in modo di... Tu sarai il mio sottosegretario ufficiale. Dobbiamo prendere il posto di questa città, Cribio. Polizia di Los Angeles. Cosa vuole? Devo fare un controllo. Ma come mi controlli che cosa? Scusi. Dov'è la divisa, poliziotto? Guarda, sono un investigatore privato. Sì, vado a investigare sui miei coglioni che l'ho persi. Me l'ha fatti volare via. Come cazzo ti permette l'arresto? Ma tu non ne vali tasse, vero Silvio? Ma ingoiato... Si fermi subito! Mi mostri un distintivo, vada via del culo, va! Scappa Mario! Come cazzo si permette? Ma chi cazzo... Scusi, siamo la polizia! Sì, la polizia! Io sono Silvio Berlusconi, dai! Io sono il cavaliere Silvio Berlusconi, Cribio! Voglio un distintivo, non mi fermo! Oddio, sto tirando pure la macchina! Questi sono quei jihadisti là che parlavano con strano. Non ho paura di loro. Investi Mario, investi. Ma cosa vuoi tu? Sali, sono con Silvio. Ecco. Un attimo, aiuto.
Aiuto coach, Cribio, ma che si fa beneficenza oggi? Grazie che è? Mille, grazie mille. Prego. Cos'è successo? Qui. Siamo Silvio Berlusconi. Piacere. Un tizio a caso. Ma chi ha messo il segnaria? Dove, chi è che l'ha messo? Non lo so, andate alla polizia, denunciamo i cribiatori, Cribio. Ma tu con i capelli viola? Perché sono fuori dalla macchina io, Cribio! Io l'ho lasciato qui! Ma perché sono rimasto fuori dalla macchina? Ma cosa è successo? Silvio! Mario, ma che caso mi combini? Buona... Signor Silvio, entri. Mi potete portare al parcheggio per piacere? Al deposito, sì. Ma sono sceso di nuovo, Cribio, ho premuto un tasto sbagliato adesso. Ma puttana loca. Sì, pure a me. Capisco che la mia macchina non è blu. Entrate, vi prego, vi muovete. Al deposito centrale. Oh, entrate. No, mi fa entrare. No, entrate, per piacere ve lo chiedo, dobbiamo muoverci. Hai la, hai la macchina bagata, hai la macchina bagata, Cribio. Va bene, al deposito centrale. Ma che cazzo è sta cosa? Andiamo a cercare terrorismo. Niente, io sono di nuovo a piedi, Cribio. No, cerca i terroristi, questi cazzi mi lasciano a piedi. No, voglio soffrire, guarda, ti giuro. Vabbè. No, no che vabbè, ma mi lasci qui, ma sei un pirla. Cribio! Non ci lascia così il presidente. Presidente, ma, entri. Ma Massimo, non mi puoi lasciare lì? Ma cazzo, sì, Silvio, però tu non puoi scendere in mezzo a... No, scende da solo, Cribio. Vai piano, scende evidentemente. Da solo. È la velocità, Cribio. Si mette la cintura, magari. L'ho messa, Cribio. Cosa è successo in città? Ho sentito c'è che c'è un casino. Terrorismo. Sono i comunisti, sono arrivati i comunisti, ma Cribio. Ma chi ha messo il segnalino? Io sto andando al segnalino, non so perché. Non lo so. Porco Christopher! Maurizio, stai guidando troppo male stasera, Cribio. La neve. Non ce dove stiamo andando? Che cazzo ne so, sarà forse c'è qualcuno morto. Eh sì, va bene, niente, abbiamo sbagliato tutto. Ma ci sono, ma non ignorano, Cristo signore. Salve. Ci penso io. KD? Allora, ho messo il segnalino alla polizia, Cribio. Ma hai preso l'allarme nell'ambulanza? Beh, non lo so, forse per sbaglio. Ah, puoi andare alla... ma che è testa coda? Silvio, l'hai messo tu il segnale sul GPS? Sì, alla polizia. Ti senti poco sicuro con me? No. Ok. Fondo la gang Forza Italia. Grande, questa è bellissima. Comunque un'idea, ragazzi. Siamo in quattro, possiamo iniziare a fare veramente del sociale. Di che tipo? Possiamo formare la gang Forza Italia. Oh, sì. Ne ho già sentito parlare. Mi ricorda qualcosa. Anche a me. Però non ricordo bene cosa. Racket, estorsioni, rapine, scesso di gruppo e Cribio! Cribio! Ci sta. Comunisti, ovviamente. Allora ragazzi, adesso che arriviamo alla polizia, io non mi presenterò siamo come Silvio... Cazzo, non mi devo presentare come signor Silvio Berlusconi. Prego, siamo arrivati. Signori, avete visto l'inversione U che avete fatto? Ho solo dato un passaggio al presidente. C'è il coprifuoco. Va bene. Velocemente, subito a casa. Signori, c'è il coprifuoco. Signori, silenzio un attimo. Sono Silvio Berlusconi. Vada. Lascio il signor presidente con voi, mi raccomando. Va bene. Sono Silvio Berlusconi, cavaliere d'Italia. Cribio. Che ci fa Los Angeles, scusi? Sono appena arrivato in città. Questa domanda. Il bunga bunga dei festini con puttanone minorenni. Ho letto qualcosa. Siamo a Los Angeles, quindi cosa vuole adesso? Lei per caso è polizia italiana? È un carabiniere? Non mi pare proprio, Cribio. Quindi allora mi ascolti. Dovete proteggere il presidente. Chi è il presidente? Mo? Sono io, Cribio! Silvio Berlusconi in persona. Diglielo. Presidente, che ci fa qua? Raga, ma è ancora presidente Berlusconi? Presidente, che ci fa qua? Le spiego subito. Sono venuto a Los Angeles per un trapianto dei molari, che purtroppo in Italia costavano di più, quindi qui c'è un po' di risparmio. Sono arrivato, hanno provato ad assaltarmi nei parcheggi, volevano farmi scendere l'auto. Dovete assolutamente difendere il presidente Silvio Berlusconi. Non potete capire cosa succede se gli americani non proteggono il cavaliere d'Italia, Cribio. Presidente, la proteggerò io personalmente. Perfetto, chi ha parlato? Ascoltatemi, sono il capitano, ecco, il comandante, ecco. Comandante, perfetto.
Ascoltatemi, signori. Voglio pattuglie. Quanti siamo? Bellissimo, dai. Dai, ci disponiamo in fila? Quanti siamo? Disponetevi in fila, sì, tutti, per favore. Qua in fila. Ha detto in figa, scusi, credo. Presidente, gentilmente stia muto perché altrimenti qua... Prego, continui. Anche lei in figa però, mi raccomando. Agente. Tutti in fila. Tutti in figa, pure non va in figa. Comandante, può fare una foto giusto per ricordarci questo momento? Berlusconi, si mette avanti. Ok, sono in fila. Qual cazzo si dice? No, magari nascondo il biondino così. Sono il capitano, ma dettagli. Io sono il cavaliere civile Berlusconi, Cribio! Ascoltatemi. Voglio pattuglie da due. Qualsiasi richiesta per sparare dovete chiamarmi e non dovete sparare a caso. Ci siamo intesi? Intesi. Voglio un forte controllo sulle zone di droga. Due pattuglie che si controllano il centro. Una pattuglia che si controlla le zone di droga. Allora, Galeotti. Sì. Banano. Avanzate di un passo. Scelte benissimo. E adesso l'ufficiale Rivas. Sto morendo, ho messo il Bluetooth alla macchina a basso volume, sto piangendo. Adesso perché... Sir Bencivenga. Venga Bencivenga. Siete capi pattuglia. Voglio Rivas. Stai tornando a casa. Bencivenga, che si fanno il centro. Ricevuto. Ricevuto. Adesso Banano. Che si fa la zona di droga. Va bene. Galeotti, zone extraurbane al centro. Ricevuto. Sceglietevi le vostre pattuglie. La gente. Tutti quanti dovete utilizzare il radio. E solo. Attenzione, voi... terrorista, terrorista! Dietro, dietro. Chi è? Solo voi. No, è un agente, è un agente. E tenente? Solo voi dovete comunicare il radio. Va bene. Scusatemi, stop. Mio problema. Perfetto. Mio cuore, fermi. C'è il tenente Nicolas. Dopo. Certo. Allora, lei, Bencivenga, torni indietro. Nicolas, prenda il posto di Bencivenga. Scusatemi, non avevo notato. Non importa, nessun problema. Siete voi capi pattuglia. Ok, perfetto. Presidente, viene con me. La seguo. Buonasera. Lei rimanga in centrale. Sera. Allora, okay, datemi due minuti, Presidente. Mi dica. La gente Rocco, alzi le mani. Ah, pensavo dovevo andare in centrale, ho capito male, scusi. Cribio. La gente Rocco vuole venire con me. Mi segua. Vabbè. Arrivederci. Non sparate, comandante. Utilizzate la radio. Siate fieri di essere quello che siate. Cribio. Sicuramente, bro. Ho perso il comandante, Cribio. Ah, no, sai che sono mai... Comunisti. Sparate tutti quei comunisti, mi raccomando. Io chi devo andare? Sì, qua Jack Castle, io sono da solo, se volete rimango anche in ufficio. No, domina. Stasera Berlusconi, okay. Domina. Ho già fatto tutto, eh. Sto abilitando un secondo la macchina. Prego, faccia pure. La situazione è un po' imbarazzante. Come mai sta qui? Dicevo, praticamente ho avuto un'assistenza medica sanitaria, avevo degli amici a Los Angeles e sono sbarcato stamattina presto. Poi una situazione assurda. Jihadisti in radio, sembravano dei comunisti, Cribio. Mi sembrava il 68. Sì, ha ragione. Sembravano veramente dei comunisti. Assolutamente. E dico, li abbiamo fermati e adesso siamo alla ricerca di un'altra associazione jihadista. Cribio, è una situazione imbarazzantissima. Per fortuna ho trovato quel bravo uomo che mi ha accompagnato da voi, Cribio. Chi era? Chi l'ha accompagnata? Signor Mario, Massimo, Marco, non ricordo il nome, non so chi sia. Però l'ha detti tutti, uno l'ha dovuto acchiappare in forza. Sì, erano tutti con M, quindi Michele mi è saltato forse. Ah, Michele, perfetto. Sì, però presidente, mi scusi, lei non ha la scorta. Io sono venuto qui con la scorta. Sono andato a prendere un caffè, c'era un strip club là vicino, mi sono fermato un attimo da solo per avere un po' di intimità. Cribio è il partito comunista lì a gridare, vieni qui, ti spacco la faccia. Mi sono cagato in mano, l'ho trovato Maurizio lì, ecco appunto. Ora si chiama Maurizio, perfetto. Esatto, lui mi ha dato un passaggio, mi ha detto portami dalla pula.
Poteva finire tragedia, perfetto. Poteva finire tragedia. Hai ragione, hai ragione. Aspetti un attimo. Comandante, tutto bene? Sono paradigato, mi scusi. Prego, prego. Parlando in radio, comandante, ragazzi. Marco Baldo. Quello si chiamava Marco, l'ho chiamato Mirko, Maurizio. Comunicate lo status centrale. Non si preoccupi, quest'auto è antiproiettile. Glielo stavo giusto per chiedere, guardi. Non la posso far camminare con un'auto con antiproiettile. Io sono un bersaglio facilissimo per i jihadisti, capisce l'entità, la gravità della situazione, Cribio? Ora andiamo a prendere... Non rispondete a nessuna chiamata, andate solo in zona ma non fate il vostro lavoro da poliziotti. Dovete tenere solo al sicuro. Questo mi ispira una fiducia, questo è il remoscio, ragazzi. Tra il macabro e il confuso. Lasciatelo perdere. Quindi noi facciamo... Cioè, noi siamo per supervisionare, Cribio, giusto? Aspetti che riprendo la sua auto per lei. Non si muove da qui. Non mi muovo, Cribio. Comandante, lei? Sì. E gentilmente, lei, vada a casa correndo, capito? Sì, sì, sì. Quello parla arabo comunque, ha detto se se. Vorrei accusare qualcuno, Cribio. Scende dal veicolo che pigliamo la limousine, scenda veloce. Velocissimo, Cribio. Sono dietro un muro, non mi vedrà nessuno qui. Salga. Arrivo. Non la vedo. Dove è? Comandante, non la vedo. Aspetti, dai, hai tempo. Ho l'ansia, comandante. Ok. È una macchina presidenziale proprio. Presidente. Cribio. Stia attento, mi raccomando, attenti. Cosa è successo, Cribio? Presidente, la compro. I suoi occhi devono caricare certe cose. Capisco, capisco. Non sono ancora pronti, Sono stanco, viaggio lunghissimo. Mi sa che devi creare qualche situazione. Aspetti, per mettere il poliziotto in moscio. Sì, sta cercando. Salga. Vada. Eccomi qui. Andiamo. Cercando qualche armato. Qualche. Non si preoccupi. Magnifico, magnifico. Cercando qualcuno, qualche jihadista da insultare. Nessuno che potrebbe fare del male. No, ma io non sono un tipo coraggioso. La prossima volta che viene in città ci deve avvisare. Ma io non volevo creare questo scalpore, sa come i mass media si animano troppo quando arriva il presidente qui. Bravo Domina, tra poco lo tiriamo fuori. Se lei non vuole morire deve avvisarci. Non sono morto nel 68 contro di quei comunisti, non morirò qui, Cribio! Signore, questa città è molto dura. Io di cose dure me ne intendo, sa. Sì, se ne intende. Fermi quest'uomo! No, non possiamo fermare nessuno. Si fermi! Scendo dal veicolo, Cribio! Signore! Torni in casa! Subito! Cribio! Aggiungiamo un Cribio ogni tanto. Un Cribio ogni tanto va aggiunto, No, partino. Buonasera cittadini. Oddio. Sono le 22. Abbiamo appena ricevuto una minaccia jihadista. Sappiamo per certo che nella città sono nascosti dei terroristi. Come già ho detto, mettetevi nelle vostre case. State tranquilli che non vi non succederà niente. La polizia la gente con le moto e corre veloce. Prendete le moto e arrestate, armati bene. Sequestrate le auto. Circondati da auto blindate, equipaggiate di armi molto, molto potenti. Molto sofisticate. State tranquilli, la polizia e lo Stato sono a vostra tutela.
siamo. Faccio finire di parlare, domino lo faccio. Per cercare di distruggere questa mina. Multistrada gioca che va in eccesso di velocità. State fermatela. Casa. Sequestrate il veicolo. Lo stato militare in casa. Terminerà alle 23:10. Mi raccomando, signori, chiudetevi in casa. Arrivederci e buona serata. Buona serata anche a lei. Fate attenzione. Minchia, si sono cagati in mano tutti. Andrà con la pistola. Comandante, mi scusi. Mi dica. Ho bisogno di urgente di fare la pipì, o cribio. Arriviamo, vi accompagno subito in una zona sicura. Mi può portare in uno strip club, così magari mi faccio anche un bicchierino per rilasciare i nervi, cribio? No, signore, uno strip club non la porto, non si preoccupi. No, se mi ci porta mi fa un piacere, cribio. Questo sta in ansia, ragazzi. Oh mio Dio, c'ho un attacco di panico. Non si preoccupi, presidente. Oh, oh. Meraviglioso, trovo i jihadisti, li organizzavo i jihadisti, porca troia. La faccio qui sotto un ponte come un barbun. Comandante, sta facendo esemplarmente i cazzi suoi. Che cazzo è? Mettiamo un po' di musica. Entrati e arrestateli tutti. Se sono in eccesso di... se hanno stupefacenti. Comunque non voglio aiutarvi, cioè voglio agevolarvi nel lavoro, ma non dovreste controllare le chiese, visto che i jihadisti fanno saltare tutta l'area con i cristiani, lì, cribio. No, il comandante è in ansia. Sotto controllo. Sì. La devo accompagnare in bagno, giusto? Mi sto pisciando sotto, cribio! Andiamo adesso. Che ho preso la pillola della pressione, una cosa orribile. Comandante, non sa cosa fare. Presidente. 83. Quanti? 83, cribio! Se ne porta molti meno, presidente. Il mio giovane aspetto inganna spesso. Volete, cribio! Piano, per favore, che se no mi scappa anche la cacca. Abbiamo ecco. Buttato giù un idrante. Peggio, non mi parli di idranti in questo momento, cribio. Quella è uscita tutta l'acqua dall'idrante, mannaggia. Gliela faccio qui, comandante, gliela mollo, Cosa ci mollo, mi scusi. Le mollo l'urina sacra del presidente, cringe. Sui brividi della pipì. C'è nella zona sotto controllo. Oddio. Dove vado? Dov'è il bagno qui? La faccio in un angolo. Vedi tu, se crivi. Stavo morendo. Dopo quante sgrollate si viene chiamato a sega? Scusi. Crivi. Ha una salviettina imbevuta per le mani. Fatto, presidente. Sì, dico, ha una salviettina imbevuta, qualcosa. Certo, non vado in giro con le salviettine imbevute, presidente. Che ho toccato il mio sacro membro. Sì, vabbè, ma ho beccato il server che c'è, in poche parole, sto stato d'allarme. Io stavo sperando di trovare un jihadista. Mi hanno affibbiato col comandante per andare con una pattuglia. Prego. Una pattuglietta era più divertente. Andiamo, su un altro po'. Se la situazione vedo che comunque diventa. Continua a essere moscetta, mi butto su un altro server più attivo. Tanto lo mando a fare in culo. Sì, apri. Che se la situazione si mantiene così molto flush a cambio, che diventa noioso sia per me che per voi. Non si preoccupi, Oh, io sono in buone mani, lo so, cribio. Diamo il telefono.
Vediamo messaggi che posso chiamare taxi. Chiamo un taxi. Venga qui. MS meccanico auto. Colleghi, mi comunicano che i terroristi sono stati fermati. Andiamo a Pareto. Andiamo a controllare, dai, subito. Possiamo terminare la legge marziale in 10 minuti. Ah, già finito. Torniamo alla tranquillità. Presidente, devo fare il videomessaggio. Ascolti intanto, eh. Prego, prego. Buonasera cittadini, è sempre il comandante della polizia che vi parla. Vi comunico che i terroristi sono stati fermati. Wow. A breve le attività della polizia verranno interrotte, verrà sistemato. Fantastico. E verrà ripreso il normale circolo vitale della città. Fina. Tutti voi potrete uscire dalle case, potrete divertirvi, potrete andare a lavorare, potrete fare tutto ciò che fate normalmente. Cribio! Scusa per il disagio. Un saluto anche dal presidente Berlusconi. Arrivederci. Che lo Stato e il Vaticano sia con voi, Cribio. Come mai il Vaticano? Mi scusi, Berlusconi. Abbiamo affari importanti con loro. Siamo molto vicini ultimamente. Mi dia un attimo che faccio un videomessaggio. Prego, proceda. Si vede il videomessaggio. Che disagiato suo comandante, terribile. Sono sul server che si chiama... Madonna, non me lo ricordo. È nuovo, comunque è la prima volta che ci entro. Porca loca, non me lo ricordo Satanso. C'è una... Comunque c'è scritto nevica o c'è la neve. Perché hanno messo la mod della neve. Video messaggio. Sente, presidente? Sono qui al suo fianco. Non si preoccupi, mani d'oro. Se mi dà una pistola, comunque... No, mi dispiace, non posso. Era così per chiedere. Ogni tanto mi parte il dito medio. Può fare un videomessaggio e dire a tutti quanti meno male che Silvio c'è, Cribio? Aspetti, lo faccio. Oppure posso fare un videomessaggio per tutti quanti? Mi dispiace, quello non può. Non posso interagire. È il presidente che... Cioè, è il capo della polizia che vi sta parlando. L'allerta dei jihadisti è stata fermata. Potete uscire dalle vostre dimore e tornare alla vita quotidiana di tutti i giorni. Con me c'è il presidente Silvio Berlusconi. Buonasera cittadini. È sempre il comandante della polizia che vi parla. Che età di questa situazione? Che i terroristi sono stati fermati. A breve le attività della polizia verranno interrotte. Verrà sistemato e verrà ripreso il normale circolo vitale della città. Tutti voi potrete uscire dalle case, potrete divertirvi, potrete andare a lavorare, potrete fare tutto ciò che fate normalmente. Vi chiediamo scusa per il disagio. Un saluto anche dal presidente Berlusconi. Arrivederci. Complimenti comandante per questo, veramente questo messaggio ricco di potenzialità. Si vede che proprio l'arma qui funziona. Un secondo. Prego, prego. Ma che tiene? Agenti, comunico. Ti ho cagato. Del nostro lavoro. Tutti in centrale, ritiro le armi, ritornate in divisa e torniamo a lavorare tranquillamente. I terroristi sono stati fermati. Scendo dall'autovettura. Mi sento molto più rilasciato adesso. Zappa, che è successo? Zappa. Bella zappa. Mi segua, signor Berlusconi. Un vero sinistrode non farebbe così, mi sta deludendo. Sono dietro di lei. È stato veramente un'impresa titanica. Quando verrà in Italia, l'aspetto ad Arcore. La accoglierò con donne e champagne. Cribio! Entri, entri.
Prema E. Sono dentro, sono dentro. Non ho fatto niente. Capitano, che ha fatto? Possesso di droga. Raddoppiagli la pena. Va bene. Bravo. Signor Berlusconi. Lei è una delusione. Qualche parola al signor... Io questo ragazzo... Possesso di droga. Comandante, le ridò a carabina. Le riprendo dopo, le riprendo dopo città, si ricorda di me, signore. E infatti questo volevo dirle. Presidente. Buonasera ragazzi, benissimo lavoro, fantastico lavoro. Tutti gli agenti stanza briefing. Lei è una rovina, sa? Lei è una delusione, sa Cribio. Lei non merita neanche di guardarmi in faccia. Alla gogna, subito! Cribio! Presidente, mi piacerebbe molto rimanere qui a sentire Cribio, però dobbiamo andare in sala briefing tutti gli agenti. Rubi è in albergo, venga, Cribio. Presidente, mi segua, anche lei. Sono dietro di lei. Che se mi portano con loro, ormai sono diventato il loro... Una santa azione. Prego, dica. No, che ci fa lei nella stanza briefing, mi scusi? Allora, ho sbagliato sta... Ah, ok. Ok. Berlusconi, mi si mette là, là. Arrivo subito, Cribio. Iniziamo a sequestrare le armi a tutti. Facci la carabina. La mascotte della polizia, sì, mi amano, ragazzi. Faccio io, allontanatevi. Voglio che venga conferita una medaglia d'argento a tutti gli agenti. Silvio, ma di questa situazione in Italia cosa dice? Ormai l'Italia non mi appartiene più, ragazzi. A breve ci prenderemo Los Santos e la giustizia e la legalità di questi bravi poliziotti. Los Angeles. Los Angeles, scusi. Ma di Salvini? Prima eravate amici, ora siete nemici praticamente. Mi dica un po'. Salvini è un povero pirla, parliamoci chiaro. È un cagone. È una persona che non merita neanche la poltrona dove siede e le scarpe che si allaccia. Niente, Cribio. Eccolo, ufficiale. E invece del ministro dei cinque ministro dei 5 Stelle. Luigi Di Maio. Che ne pensa? Parlate di Maio, un mio grande amico, Allora, io parlo politicamente parlando da esperienze personali che ho attribuito nel campo, come voi, ovviamente, nell'arma. Posso dire che Di Maio non è competente in quello che sta facendo. Sta mettendo l'Italia sotto sopra. Poi questo è un parere. Sta mettendo sotto sopra, sta facendo grandi cose, Luigi. Le faccio l'ultima domanda, signor Silvio. L'ascolto. E invece degli ultimi fatti accaduti con i sindaci del PD, di tutti quelli incriminati sotto indagine, che ne pensa? Il PD andrebbe semplicemente raso al suolo. Ci vorrebbe quasi un olocausto per sta gente qui. Una ruspa, come direbbe. Quindi chiamiamo Matteo Salvini, gli diciamo di andare con le ruspe a demolire gli edifici del PD. Se fosse possibile, se ne è andato io di persona, Cribio. Signor Berlusconi, ma un po' di bunga bunga in questa caserma no, Ecco, parliamo di cose serie. Vabbè, fatemi fare una telefonata. Facciamo un festino. Lara, come stai? Sono io, Silvietto, cara. Dai che adesso arriva la figa. Niente, no, sono qui a Los Angeles. Sì, un'accoglienza magnifica. Sono in che c'è? Sono dalla polizia, sì. No, nulla di grave. No, quella droga che dici tu, ma figurati se per quella. Senti, ma per un paio di amichette qui, quanto ci vuole? Parliamo di tempo. Il denaro non è un problema, si sa, Cribio. Va bene. Ok, quanti sono? Sono... Ma le 10, dai. Ma bianche, nere, gialle, color scoiattolo, uguale, Cribio. Nere. Va bene, grazie. Grazie mille, cara. Ciao, Lara, un abbraccio, ciao, cara. Buon ragazzi. Comandante. Gentilmente interrompete queste stupidaggini, grazie. Comunque... Tutti voi potete andare in servizio, cambiate la divisa invernale nuovamente, tornate in servizio nuovamente. Rispettate le leggi che sono scritte nel nostro comunicato. Arrivederci, io devo andare al signor Silvio. Arrivederci. Buona serata, comandante. Vado fuori servizio. Proteggere e servire. Buona serata a te, caro. Arrivederci. Mi sente?
Signor Silvio, mi sente? Sì, stavo leggendo un attimo che dicevano di passare in disco, in radio. Sì, devo trovare il link, adesso arrivo. Devo quindi. Vado io. Questi non so. Non so che cosa. Mi chiedi un veicolo. Eccolo. Posso copiarlo direttamente da qui? No, deve scrivere a mano le ultime cifre. Ok. PFU4JR. Perfetto, fatto, adesso arrivo. Vediamo cosa vogliono su Discord questi, non mi menano del tutto. Non puoi fare queste cose. Comandante, mi dia un attimo, Ma cazzo mi disco il server? Non mi ricordo più, non lo so usare sta roba. Allora, chat dove cazzo era? Oddio ragazzi. Aggiungi il server, server Discord, discovery. Madonna, come si fa? Posso mettere il Discord in chat? Sì, metto le ultime cifre. Queste sono le ultime cifre del Discord di quel gruppo. Però non riesco ad entrarci, quindi sti cazzi. Mamma mia, non ho... Madonna. Aspetta, unisciti al server. Aspetta. C'è un modo che faccio vedere un'inizio? No. Comandante, mi dia un attimo perché non trovo più il modo come entrare in radio. Signore... La mi dica. Signore, deve venire immediatamente nella radio, la prego. Sto cercando di arrivare, comandante, mi dia il tempo perché sono un ignorante. Cribio! Come cazzo si unisce? Madonna, come mi unisco un server Discord? Ma da seriamente. Ah, no, già in server. Ok. Vediamo se mi fa unire così. Ok comandante, ci sono, mi dica dove spostarmi, Cribio. Ovunque vola. Ovunque vuole. Ovunque voglio? Cioè, siamo seri? Cazzo ne so. Ma aspetta, che vuol dire ovunque vuole? Berlusconi, entri in attesa assistenza. Ok, ci sono. Sono in attesa di assistenza, Cribio. Dov'è? Brigante. Sono lì, dai, su, no, non fate... No, pare in Discord, pare in Discord. Ah, ma è su Discord? No, bellissimo. Sì, pare... Mi sono spostato di nuovo, ho sbagliato, scusi, Cribio. Ragazzi, ripiatemi. Eccomi, Cribio. Brigante. Io voglio darti una medaglia d'onore, invece, veramente. E sono in live su Twitch, dai. Raga. No, ma veramente no, assurdo. Te sei Berlusconi, cioè, che cazzo ti sei trapiantato la sua voce? Dai, ma è facile. Scusa, parla normale. Parla normale. Sto parlando normale adesso. No, c'è la voce proprio sua, no, è lui. Ma cambia da così a così. Buonasera, ciao Ale, ciao bello. Sì, dai. Hai il tuo link di Twitch, YouTube, quello che stai facendo? Sì, chi sei? Twinkle o Full Red? Sì, Twinkle, te lo scrivo in chat privata. Sì, intanto però metti in chat generale, Addirittura. Comunque, potremmo parlare per farti fare il presidente del server, perché è veramente bello. Veramente bello. Addirittura. No, io ti dicevo, allora, io morivo dalle risate quando tu parlavi. No, allora, se mi portavi 4 troie in centrale, io no, ma io tutto. Allora vi spiego subito la situazione. Io quando entro in live faccio diversi server, quindi mi è capitato oggi di beccare proprio questo perché avevo letto neve. Grazie Creanomi per il follow. E quindi allora, mi sono inserito. Ah, sei tu. Ok, scusa.
mi sono inserito e poi ho visto la situazione, allora mi sono fatto trasportare un pochettino come Silvio Berlusconi. Ma io di solito quando faccio ste robe faccio il transessuale romano o il romanaccio aggressivo, ecco. Oppure Berlusconi. Dai, faccio una voce, dai, vogliamo sentire, dai. Allora, il transessuale romano fa così: ah, Chicco, ma te pare che io sto qua per perdere tempo presso a te? Invece il romanaccio è più mascolino. Oh, guarda, sfondo il cranio, oh. Ma rotto il cazzo, no. Quello è più aggressivo. No, ma Silvio, no, Silvio è... No, Silvio è Silvio. Silvio è epico, una cosa epica, Cribio. No, ma come cazzo fai? Oh, ma che... Ma io faccio il doppiatore, raga. Ah, sì, okay, sì, di film porno, sì, sì. Porco. No, non sei che fai doppiatore, no, veramente. No, assolutamente no. No, bellissimo, veramente bello. Quando termini la live ne parliamo. Sì, io sono, vabbè, mi muto qui adesso per continuare a chiacchierare in destra e sinistra del server. Comunque, se volete, mi fa piacere che mi avete accettato così di no, di veramente ti facciamo i complimenti, perché veramente, cioè, uno come te, come ti comporti su 4M, ma proprio nelle RP, anche su Armo, cioè, non l'ho mai incontrato. Ti faccio veramente i complimenti. Grazie, grazie mille. Grazie, no, mille, grazie, grazie a te, Silvio. Ma non ti, non ti rubiamo altro tempo. Ok, oh ragazzi, io quando sono sempre qua. Live, grazie, ci sentiamo. Non l'ha mai fatto, vai. Va benissimo. Compra tutto. Compraci anche a noi. Ci vediamo in giro, allora. Arrivederci, presidente. Ciao ragazzi. Ah no, scusi. Scusi, ma lei chi è? Dici che sei. Ah, ok. Ok, giusto. Presidente, arrivederci. Mi hanno spostato in assistenza, sti cazzi. Niente, lo faccio dopo. Comunque lo dico dopo. No. Perdonami, ma sono ancora nuovo anche per il... Per il... Come cazzo si chiama? Ragazzi, arrivederci. Io proseguo. Allora, la città è pulita, come mi ha detto lei, signor comandante, giusto? Tutto pulito, non si preoccupi. Arrivederci, signore. Arrivederci, caro. Arrivederci. No, c'è stato un attimo di confusione generale per me. Sotto questo sole è bello pedalare... Cazzo, si esce di qua. Ok. Oh mio Dio. Oh Cribio. Qui c'è un muro, ho paura. Ok, sono uscito fuori. Ah, è stata una serata veramente movimentata. Due grappine. Che ne pensa lei? Sì, ecco, ecco l'inverno che viene. Due grappine. Grappine. Sì, sì, si sì. Riscalda. Due grappine, un paio di signorine a fianco e si fa tucca, tucca tutta la notte, via. Le signorine non devono mai mancare, signore, mai, mai. Mai, mai. Complimenti a lei e al suo stile inconfondibile. Ma complimenti a voi per il lavoro eseguito così rapidamente. Ah, è Berlusconi. Sì, sempre. Grazie io. No, lei è sempre qui. No, sono uscito adesso, abbiamo chiacchierato un attimo col comandante. No, no, lei è il benvenuto qui, quindi... Siete troppo gentili, cari. Mi è piaciuta molto l'azione che avete svolto. Così rapida, così efficace, così, così veramente magistrale. Così fulminea. Esattamente. Ma è vero che la polizia americana è 100 volte rispetto meglio a quella italiana. Non mi hanno mai beccato a me. Infatti ha fatto bene a cambiare paese. Assolutamente, ragazzi. È una cosa indescrivibile. Io penso che qui arriverò. Cioè, voglio arrivare punto in alto, ecco. Guardi, lo vede quel palazzo lassù in cima, sarà suo da un momento all'altro, proprio... Lì comunque è molto in alto, quindi... Sì, no, soffro di vertigini. Vuole arrivare in alto, vuole arrivare in alto e soffre di vertigini. Sì, ma era una metafora, cioè... Ma che okay. Fanno le barzellette sui carabinieri, qua fanno quelli della polizia, Cribio. No, ha ragione. Comunque sì, me l'hai lasciato il fondo, fai. Il capitano Banana che va in pattuglia in bici. Dov'è il capitano Banana? Ma come fa a chiamarsi? Il capitano Banana è uscito, credo per il momento sono in grado più alto, il tenente. Ho capito. Ma signore, visto che io sono nuovo della zona, un po' di movimento. Nel senso? Vuole un po' di movimento? Sì, ma compagnia femminile. Lo sapevo, voleva arrivare lì lei, lo sapevo io, lo sapevo. Vuole un passaggio al Vanilla Unicorn? Guarda, se mi dà un passaggio io l'accetto molto volentieri. Aspetta, ma quello è Mirko. Collega. Ok, vado col collega. Vada. Salvi. Mi raccomando, lo tratti per bene, gli faccia conoscere le migliori ragazze sul commercio. Sì, ma mi fido di lui, è una faccia sveglia. Ma il capitano... Mettiamo le cinture perché sono molto pericoloso come agente. Sì, messa appena prima di salire, Cribio. A posto. Mi dica, c'era qualcosa che mi doveva dire. No, sono un pochettino esterefatto dal Capitan Banano lì. Cos'è che ha fatto il Capitan? No, non ha fatto nulla. Oh, Tauro, grande. Ok, va bene. Questo però, è il nome? Sì, il nome mi lascia un po'... mi sconquifera. Ah, ok. No, è una persona molto brava. Ah. Accendiamo la peggiante perché noi possiamo riposare.
Forza Italia. No, ma comunque è un trasporto eccezionale, quindi i lampeggianti sono più che... Ma mi sembra ovvio. Assolutamente. Io non voglio vantare delle mie dei miei titoli, ma sono comunque sempre il Cavaliere d'Italia, Cribio. Eccoci qui, Horny Girls, significa ragazza arrapata. Ah, che cosa carina, dobbiamo parlare un po' d'inglese, sa. Eccoci qui, faccia attenzione. Gentilissimo. Faccia attenzione, mi stava buttando giù lei. Allora, com'è qui la situazione? Com'è la situazione? E finalmente si torna a casa! Yeah, yeah, yeah. Dove state, signorine? È arrivato lo Zio Silvio per voi, Cribio. Premium Lounge. Attenzione, attenzione. Qui si... Qui se ti fichi su un divanetto trovi... Trovi un cazzo, cioè... Mi siedo? E c'è sta minchia? Ah, mi guardo, mi smanetto sul quadro? Oh, fantastico, non c'è manco un cane qua dentro. Ma vaffanculo. È stata un'esperienza surreale, Cristo. Cribio, non Cristo. Penso che dovrei mangiare qualcosa, se no svengo. Ah, vado qui, al negozietto qui. Compro qualcosina da mangiare, se no... Perché non mi fa vedere più la mappa? Vabbè, penso che sia qui. Comunque. Ah, qui c'è il negozietto da mangiare. Devo trovare assolutamente qualcuno, poi... No, questo non fa roba da mangiare. Ma che cazzo? Ma no, vuoi annullare, sì. Devo trovare il negozio di alimenti. Non mi segna la minimappa, merda. Cos'è sto tablet? No, devo assolutamente trovare qualcosa da mangiare. Oddio, i cani. E io avevo una bicicletta. Cioè, sono passato dalla bicicletta, dalla auto mega blindata, di nuovo a piedi. La mia vita sembra un casino. C'è una sirena, quindi c'è... Ah, lì c'è un'auto. Cercherò di avere un rapporto col tipo là. Oh, una bicicletta. Ma cos'è successo qui, Cribio? Cos'è accaduto? Un uomo! Prova a identificare dove ha subito il danno. Il danno sembra essere qui. Che cazzo di... Boh. Mi sente? Sto provando, ho fatto primo soccorso, sta nei Boy Scout, era il 32. Qui dove, scusa? Mamma mia! Cos'è successo? È scivolato. Ui. Ma lei è un pistola, scusi! Ah? Ha chiamato un'ambulanza? No! E che cazzo fate? Che ce faccio? Mamma mia! La chiamo io, stai calmo! Grazie. Uè. Come? Ma che cazzo faccio, porca puttana? Uè. Ah. Oh. Ok, dovrebbe arrivare un momento, stia calmo. Mamma mia. Stanno le merde. Provo a dare i soccorsi, io sa com'è. Durante la guerra civile io ho fatto il medico da campo. Buona, buona. È passato tanto. Lady dov'è? Scusi. Sono di Los Angeles. Sì, con l'accento di Pozzuoli. Fa male. Perciò. Porca miseria. Ha capito, capito chi sono io, perché sa chi sono io. No. Io sono il presidente Silvio Berlusconi, Cribio. Oddio. Ma proprio a me doveva capitare questo scempiato qui. Porca puttana. Oddio, scusimi. Mamma mia. No, perché quando entrava la pallottola nella schiena noi colpivamo lì. Sì. Allora, un piacere. Sì, no. Sì. Mamma mia. Dolore. Un'autovettura lì, ma madonna, non arriva una ambulanza, qui c'è una paura. Lei, Silvio,
Sì, sì. Chiamo qualcuno, chiamo qualcuno. Sto chiamando tutti. Ho sistemato la costola. Oh, la costola, la testa. No, 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 non sono riuscito a sistemarla. Mamma mia, mamma mia. Ha peggiorato sulla situazione. Incredibile. Non è possibile. Mi faccia fare un'altra telefonata, stia calmo. Ho solo 18 anni, mamma mia. Sono 18 anni? E sembra un vecchio di 80, vedi che c'è un problema serio lei comunque, non voglio girare il coltellino alla piaga. No, mi passa da la ruota sullo stomaco, mamma mia. Ce la faccio più, ce la faccio più. Non mi muori. Guarda, ti giuro, sul comunismo, che se mi muori qui, ti uccido. Ma come mi uccide? Hai mai avuto la tua prima esperienza sessuale? No. Ma povero bimbo, sei un verginello pure, cazzo. Guarda, se vuoi ti faccio una sega io per magari fare... Ah, no, capito? No, 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 no. E per assistenza medica ti riscaldi, fa pure freddo, credo. No, 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 no. No, quando, dimmi quando grazie. Stai per... capito? Ah, ok, non lo tocco più allora. Sta arrivando. E qui, mia. Signor ambulante. E qui, Cribio, è qui. E qui, venga subito. La Vespa. La Vespa sta bene, non si preoccupi. Mamma mia. E qui. Come si sente? Meglio, Luca. Io bene, grazie. Mamma mia. Ah, chiedeva. Mamma mia, ringraziamo Silvio. Oddio. È stato... Che succede? Succede quello che non dovrebbe succedere, mi sa che lei rimarrà paralitico. Sai come? Madonna, come si è gonfiata la gamba, una cosa orrenda. Cribio. Mamma mia. Quanto sangue, Cribio. Oddio, si è ripreso. No. Papà si droga, mamma fa puttana. Mamma mia. Eh beh, è un bel futuro, insomma. Sono un orfanello. È morto. Sono un orfanello. Hai preso una bella botta. Eh sì, signor medico. L'ho trovato qui a terra cacciato. Stavo pregando San Gennaro lì. San Gennaro è di notte. Che fa le pignotte. Comunque ha battuto forte la testa, Cribio! Un cuscino! Oh, porca miseria, ma che? Si è scollato a terra, aiuto! È il gelo, penso! Ma no! La neve! La neve come i ricordi! Oh! Non ce la faccio più! Stack! Un secondo solo! Ma che cazzo! È caduto di nuovo. Dove va, Cinamula? Oddio santissimo. Ok. Vuole una mano? No, grazie. Che cosa veramente. Una serata terribile. Berlusconi, mi faccia compagnia. Sono qui, giovane. Sono qui, tranquillo, Verginello. Berlusconi. Sono Silvio Berlusconi, sì, sono proprio io, Cribio. Oh. Oh mio Dio. Mamma mia. Mamma mia. Abbiamo capito, mamma mia, rotto il cazzo adesso. Sono orfanello, voglio il buco. Ma il buco ce l'avrai in fronte tra poco se... Oi, ciclista, vada piano! Cribio, che c'è la neve, si gialla tutto qui, muore! Fa come me, quello. Ma era in bici o in motorino, non ho capito. Bici. E il motorino di che cazzo è? Era il mio. Allora, quindi sei caduto in bici, però avevi il motorino vicino. Cioè, probabilmente stavo sul motorino, stavo portando la bici a casa del mio amico. E non è mia la bici! Dottore, guardi, faccio una cosa, lo lasci morire. Che cazzo dici?
No, no, perché non c'è più niente da fare, secondo me. Ha toccato proprio il cervello. Cribio. Ma infatti. Quando è così va battuto. Vai, battilo, battilo. Si sposti. Adesso farò una No, dovrò fare una torsione, farà un po' male. Cribio. Cribio. Forse adesso sta meglio, vero? Controlli lei, dottore. No, 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 ci vuole ancora, vai, vai, da. Ok. Allora, un altro botto sullo sterno, e ti è. Un altro sullo sterno. Ho sbagliato, dottore. Ma sono un pirla. Ho sbagliato vittima, mi scusi, dottore. Ecco qui. Lo stiamo facendo per bene, sto... Terun. Ma lui! Ok, penso che sia a posto. Dottore, dottore! Dottore, ma che cazzo mi succede, dottore? Dottore, chiami un dottore. No, me li prendo subito. Ah, ah, lei. Lei però a me. Devi fare ancora un altro po' di pazienza. Dagli un altro po'. La tecnica. E te zitto, dai, che ti riprendi subito. Piccolo bastardo. Senza vita. Ti morisce. Il cane maledetto, schifoso, Terun, comunista, Cribio. Ok, penso che sia, stia meglio adesso. Mamma mia! Ma, ci avevo pensato, ci avevo pensato, Fenix, adesso mi sa che gliela tiro. Guardi, facciamo una cosa, guardi, si sposti, eh. Ci sposti ancora. Ok, penso che possa bastare adesso. Eh? Sembra nuovo, guardi. Ma ancora sei vivo. Ma che... Ma scusi, ma mi avevo investito Highlander qui, Cribio. Non mi ha colpito la testa. Mamma mia, che mazzo. No, no, situazione imbarazzante, signori. Non mi ha colpito la testa. Ma c'è un negozio di alimentari qua vicino? Se non muoio di fame qua. Sì, è proprio qua vicino. Ma non vendono solo vestiti? Pochi metri, pochi metri. Ok, io vado a vedere se trovo qualcosa da mangiare, se no deve soccorrere me lei. Pochi metri? Forse è questo, The Braves Run Liquors. Se mi muore Silvio qua. Ma che? Ma non è questo? Scusa, ma che mi prendi per il culo? Poi, magari hanno lanciato la bottiglia. Magari è una situazione, eh? Che mi vogliono incapitare? Maddò. Ho ricevuto un stipendio da disoccupato. Adesso voglio, cioè, qui dentro devo entrare e diventare presidente. Cash exchange, qua cambiano i soldi, no? Ma c'è un tassista in città? Un equivoco. Scusi, visto che non c'è più niente da fare per questo, mi porti lei, dai, se no muoio io. Ok, venga qua, Bellisconi, venga, venga. Vuole andare a piedi o in ambulanza? In ambulanza, vieni, vieni. Andiamo, dottor House. Esplose un faro pure. La mia aura è potentissima, Cribio. Perso la sigaretta, ok. Meno male che Silvio c'è. Ecco qua, siamo arrivati. Velocissimo, eh. Avevo sbagliato strada. La ringrazio. Infatti. Ah. Come cazzo si fa a comprare? Maschera da suba, che cazzo me ne frega la maschera? Sono svenuto, Cribio! Oddio, Bellisconi, no! Oh, non pianga per me. Confido nelle sue possibilità. So che lei è un bravo medico. Ho visto come ha salvato quel ragazzo.
45 minuti e poi è morto così. Perfetto, cazzo. Dove vedo la roba da mangiare qui? Allora, te la do io, vieni qua, venga. È un regalo. Come faccio a comprare? Venga. Mi sono fatto che ragazzo, no, pensavo di rimanerci secco, tavolo, francamente. È stato 6 ore lì. Oh, è un regalo fantastico. Ah, ok, arrivate. Cioè, come faccio adesso a ingerire questi alimenti? Crivio, me lo devi spiegare un attimo. E addio, presidente. Svenuto di nuovo, presidente. Sono a terra, non so se ne è reso conto. Ho la testa nelle chewing gum. Ne frega un cazzo a lei. Ah no, con la U. No, ma sono... Ma chi è? Ma ancora lei non era morto! No, è vivo, è vivo. Ma lei è un dottore serio, allora. È arrivato San Gennaro. Cioè... Ha fatto così. Pretendo, non ti faccio il buco nero così. Ma io voglio capire, come faccio a prendere gli alimenti dal mio inventario? Allora, F5... Mano si chiama F5, metti mano nel F5, poi premi più che sta nella tasca, e vedo, no più, slash, sbaglietto, da quel cazzo si chiama, vado. E per acquistarle? Per acquistarle, su blip, negozio. Ok. Non ho soldi, perciò non posso comprare, cioè, è logica. Mi faccio ballo, aspetta. Ma che dice questo pazzo? Bravo. Salve. Salve. Ma tenga la larga. Abbiamo Silvio Berlusconi qui. Ma tenga la larga. Fatto. Oh, finalmente. Lei si metta dei capelli, per favore, Cribbio. Peletto! Ti posso toccare il pelletino? Pelletino! Silvio è bello! Ma... Bello è peletto! Ma... Ci vogliamo fare i peletti! Scusi, ma lei ha intenzione di pedinarmi per tutta la sera per caso? No. La devo scartare. La voglio scartare. Andiamo a recuperare le biciclette, Cribbio! Andiamo! Ma c'è questo che mi insegue, raga. Speriamo che ci vediamo di nuovo. Oddio! Vale. Oddio, l'hai visto? Sono scivolato, Cribbio. Mi sono fatto malissimo, Cribbio. Oh, che dolore. Sì, adesso mi riprendo, ti preoccupare. Sta portando il palo appresso il dottore. un dottore di altri tempi. Ma questa è la mia bicicletta, te la sei girato tu. Oh, scendi. Aspetta, prendiamo il motorino, aspetta. Faccio per te, aspetta. Non c'è più il motorino, Cribbio. Questo è meccanico. Dovresti fare quella cosa con le donne lì. Il shesho. Tu sei famoso, giusto? Tu sei il principe della città. Io sono il presidente Silvio Berlusconi. E a breve diventerò presidente di Los Angeles. Mi fai presente, eh? Io sono disoccupato, palla di neve, capito? Fatta battuta. Bellissima. Oddio! Ma quando sento le cazzate mi sento svenire. No, gatto, non iniziare. Posso fare il suo bodyguard? Va bene, dai, mi fai la guardia del corpo. Va bene, va bene. Oppure... Prendi sto cazzo di motorino, Cribbio! Arriva! Meccanica merda, aspetta... Chiamami di nuovo. Oh, stronzo, muoviti. Ma io devo aspettare adesso. Qui al freddo. Silvio, me vado sul marciapiede. Va. Come una ciabattona, Cribbio. Sali. Se mi fai cadere, ti giuro. Ti vengo a cercare fino a New York. No. C'è il suo bodyguard. Va bene. Vado. Ma di lì. Come si scivola, mamma mia. Vai piano, Cribbio. Attenzione lei! Oddio! Ma tu!
Cribio, questo. Grazie Lupo Verde del follow, benvenuto. Buonasera, passo per un saluto rapido, ma che sto lavorando. Passo dal gruppo di grazie Mango per un saluto. Grazie, e grazie del follow, Mango. Dai, ci organizziamo per conoscerci meglio. Sono poi, la sua dai. Parte del corpo. Sì, sì, sì. Mi porti. Dove c'è gente? Andiamo a chiedere i soldi. Andiamo a chiedere i soldi. Come chiedere i soldi? Non posso. Posso abbassarmi queste schifezze, io credo. Andiamo in. Specie la pulizia, andiamo alla pulizia, andiamo alla pulizia. Sì, sono Silvio Berlusconi, Cribio. Dove è questo? Non lei si preoccupi di lei. Potete andare. Si è fermata pure, andiamo. Scenda un po', porco Dio. Ce l'ha com'è, scusi? Scenda un po' dallo scooter, scenda un po' dallo scooter. Ma sta parlando con me, Cribio? Ma sono il bodyguard di Silvio Berlusconi. Ah, non sta parlando con noi. Sali da subito che dobbiamo scortarla, non posso più sicuro. Sì. Dicono che vogliono assaltarla. Salgo. Una roba importante. Lui è la mia guardia del corpo. Okay. Ma il bottone per la cintura, come si faceva? Sì, Mango, sì. Qua sta un bottone, dice cintura normale, automatica. Ah. Ma una guardia del corpo è più deficiente, non me la potevo trovare, io credo. Siamo tutti da stimato. Signor Silvio, per me è un onore scortarla. Mi fa piacere, caro. Come hai detto che ti chiami? Mi chiamo Eric. Va bene, per me sarai Edoardo allora, Cribio. Dove vuole andare? Vabbè, abbiamo camminato sulla allora Vespa per non farci notare, capito? Per non camminare con le auto presidenziali, capito? Volevo portare questo fringuello a perdere quello che ormai lo affligge da troppo tempo, Cribio. Mi vuole fare... Focchi insieme alla ragazza. Eh no, se vuoi un uomo scegli tu, Cribio. Vabbè, ovvio, mica mi piace il pisellino, no? A bucchiacchino mi piace, a bucchiacchino. Cos'è, un tipo di verdura, che è? No, a vagina. Scusi, signor Silvio, può mi chiudere dica. Quella bocca? Prego, Silvio. Oddio santissimo! Mamma mia, la patente! Ma che è successo? Scende subito dal veicolo, ci hanno sparato. Come ci hanno sparato? Come ci hanno sparato, Cribio? Via tutti i soldi. Oddio, scende, soldi che c'ha. No, rimane secco se mi dai soldi. Ma con me? Non ho soldi io, con me. Non ho soldi. Ma sei la mia guardia del corpo, difendimi, cretino. Soldi. Menali. Soldi. Tira fuori i soldi, sennò ti ammazzo. Aspettate che... Come cazzo si fa? Aspetta un attimo. Muoviti, tira fuori i soldi. Che bello, ci sono. Subito i soldi. F5 mi sembra. O F5 magari. No, io non ho soldi. L'importante è che mi arrivano i soldi. Sono qui a terra. Dove sono? Non lo so, l'ha recuperato il bargiano qui, l'idiota. Erano 500, li hai presi. Va bene, onesto. Onesto. Sono quelli che avevo. Però la guardia del corpo viene con... Ma no, sì, no, prendetela pure, che è inutile come la merda. Vai con loro. Ma che cazzo fanno? Guarda la guardia del corpo. Vieni con... Aia, gatto. C'era il messo a più. Ma che cazzo? Ma sei un inutile come la merda. Ma non ho un'arma, non ho un cazzo. Che cazzo ti devo dire? Ma vai a fare il culo, vai a fare il culo, Terun. No, stati fermi. Chiamo di nuovo. Chiama la polizia, Cribio. Chi vuoi chiamare? C'è Silvio. Chiama la polizia. Il full RP, sì, abbastanza. Dai, ragazzi. Sì. Come cazzo va la macchina della polizia? Questo non me lo spiego. Sali. Oh, stava cadendo il gatto. Allora, li stai chiamando, imbecille. Chiamato. Ma guarda che ti meriti due schiaffoni che... No. La musica di Natale. Senti la musica di Natale. La musica di Natale. Ma stiamo qui a affrontare la musica di Natale con sta bestia io. Madonna santissima, ti sbatto all'inferno. No. Abbracciamoci così ci mandiamo. Ma vai a fanculo. No, fai un saltino. Fai un saltino. Cribio, chiama la polizia subito. Chiamai tu. Vediamo se a ti.
E il primo che farà arrestare sei proprio te. Ma che buco! Silvio Berlusconi rapinato a Los Angeles. Una cosa veramente indicibile. Se tu se lo racconti in giro. Ma se, se io giro con una guardia del corpo che è un deficiente. Senza armi, senza armi. Ma guarda che sei senza dignità. La senti la polizia. La senti? Dov'è sta cazzo di polizia quando serve? Porca loca. Madonna. Fai parlare me almeno, stai zitto con sta voce da gallina morta. Dammi un cazzotto, dammi qualcosa, fammi provare. Ma che cazzo vuoi? Ma... Vaffanculo. Ah, beh, dobbiamo far finta che è giusto che ti hanno menato, hai ragione. Fermati, fermati, cretino, scendi. Te, ciao patecchi. Annie, ho preso dall'occhio. Ma che hai fatto? Oddio, la mia voce. Oddio, la mia voce. È uguale a prima, che cazzo vuoi la tua voce? Non è vero. La tua fantasia del caso. Dove stanno questi cazzo di poliziotti? Vado, mi sto puzzando di freddo. Tieni la mia giacca, vieni qua, tieni la mia giacca. Ma non voglio giacca. Niente da te, barbone. Ma chi vuoi? Ho resistito alla guerra contro Putin. Di tweet, quindi figurati se ho paura di te. Ci ho paura del freddo. Madonna, siamo rimasti nel buco, nel culo, nel nulla. Morì di freddo, io e un terun. Questa è la fine del Silvio. Questa sarà la fine di Silvio. Oddio, no, oddio, no. Silvio Berlusconi non può rimanere così. Silvio Berlusconi non può fare sta fine, Cribio. Ma Cribio, Cribissimo. Oddio, oddio. Ma Cribio, Silvio, no. Sono depresso, eh. Dove cazzo è la polizia? Ma chiama qualcuno, Cribio. Mi hanno rubato $500, Cribio. Ma abbiamo un'eredità enorme. Tu pensi per $500? Ma sono $500 che avevo rubato a Ruby, io. Ma ci teneva quei $500, Cribio. Veramente una storia triste, una storia super triste, Cribio. Avvinghiata ad un terone, che schifo di vita. Veramente una cosa orribile. Vediamo un attimo. Ma cavolo, zia, niente. Basta, ci dobbiamo riprendere. Ma dove? Ne imballa la nostra dignità. Bref. Andiamo in città, muoviti imbecille. Non puoi recuperare quel vespino di merda. Madonna, che Sant'Ambrogio che sta succedendo qui. Neanche una pistola, un macete, un coltellino svizzero, niente. Stiamo qui giusto per... Posso fare la tua guardia del corpo, Silvio? Sono un terun, sono menare. E poi mi muori così. Ma va a fa culo, va. Ma sono due commasciti, quelli mi toglievano la testa. Ma speriamo che il signore me la mandava buona, sto giro. No, no. E che hai scorreggiato? Eccolo. Polizia, qui. Tu vai là che vado di qua. Polizia! Cazzo è sta polizia di merda. Sali, 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 sali la mula, andiamo, andiamo. Dai, muoviti! Sono ritardati, sti poliziotti. Ma non è che sono i rapinatori di prima. Eccomi. Il nostro Ian, l'ha chiamata la polizia, non credo. Non lo so, Cribio, non so capire un caso io. Sono questa... confuso. Sono sotto shock. Vai alla centrale della polizia, no? Quale
sveglio. Ti devo fare di genie, te. Dovremmo rubare sta l'erba, sì, no, ma... Oddio. È una casa privata, qui. E mi pare pubblicità. Pulizia! Dica. Ci hanno appena rapinato, Cribio. Dove? Qui vicino, erano agenti, al meglio avevo... Stai zitto. Ma sei sicuro? Ok. Com'erano? Ci facciano un identikit almeno per avere qualche indizio. Avevano i capelli... Due neri. Di colore, si dice ignorante. E praticamente erano lì... Un'auto della polizia. Come un'auto della polizia? Le giuro, avevano un'auto della polizia. Sono scesi, ci hanno fatto scendere con un macete in mano, ci hanno fregato i soldi. O meglio, hanno fregato a me. Sono andati. È verso sinistra. Ci stanno dall'altra parte della città, secondo me. Sì. Andiamo con loro, Silvio. Andiamo a fare un controllo, andiamo a vedere di recuperarli. Vengo con voi. Sarebbe meglio di no, non siamo abilitati a portare passeggeri comunque. Chiami il comandante, le dica che c'è Silvio Berlusconi. Lui già mi conosce, Cribio. Può essere chiunque, quindi... Ora vi accompagniamo in centrale, aspettate lì. Sì, accogliamo in centrale. Mamma mia. All'improvviso questi qua sono scesi e ha detto dateci tutti i soldi. Ciao, sono ufficiale di primi. In teoria non possono prendere la macchina della polizia, sì, sarebbe da ban. Ciao Red. Avevano la macchina della polizia, seriamente, comunque questi. Extra, cioè, logica so anch'io che non si può rubare la macchina della polizia. Problema, comunque tranquilli, li becchiamo. Adesso vi accompagniamo là, aspettate lì. Grazie. So se hai visto la live, comunque. Così, lasciate denuncia del caso ai colleghi. Cioè, effettivamente mi hanno preso sotto gamba. Ci dobbiamo attrezzare. Mi hanno fregato in quel modo. Ti devi attrezzare, pirla! Ma tu mi devi procurare la roba, capo? Ma quale roba, Cribio? Cribio, non ho soldi. Ma tu... Grazie, agenti, vado in centrale. Portatelo via. Vado a far denuncia. Grazie, agenti. Ma che succede qua davanti, Cribio? Fate passare. Oddio, dove sono? C'è qualcuno qui? Un cazzo, sento. Grazie del follow, Red. Cos'è successo? Dove state? Mi devi dire cosa sta combinando. Dove state? Buonasera, io gente. Io sto aspettando il mio amico. Scusi, stavo guardando foto del buco nero. Vuole vederla anche lei? No, grazie, non mi interessano i buchi. Ma dove cazzo sto andando io, porca mignotta? Se si vuole divertire con qualche nero saranno fatti dove cazzo sta giù la gente? Dove cazzo? Dov'è la gente, Cribio? Allora, buonasera, io ero qui per chiederle come si consegue la patente in questa fantastica città. Se c'è la possibilità di conseguirla dalla polizia, siccome il concessionario non c'è. Bentornato, Vale. Hanno appena rapinato Silvio. Allora, mi pare che ve l'ha già spiegato il mio collega. Se il concessionario è chiuso, dovete tornare domani, purtroppo. Tutto bene, diciamo, la polizia non fa questo servizio di patente. Noi rilasciamo la patente. Fate passare la polizia. Ho capito, no, concessionario, no, basta. C'hanno il rapanato. Va bene, grazie. Sono il drogato. Il concessionario. Io sono drogato, io sono il bodyguard di Silvio Berlusconi. Devo sporgere denuncia, gente. Ma Silvio, lei? Sì, sono io. Ma si è trapiantato nuovi capelli, ha fatto bene, sta molto bene. La ringrazio. Si allontani. Ok, potete andare, non avevate fretta di fare la patente, potete andare. Come facciamo? Silvio. Non possiamo farla. Andate a bere qualcosa in un bar, domani andate a farla. Silvio, facciamo un selfie. Va bene. Dietro di me, vero? Dietro di me. Come dietro di lei? Ma io volevo... Ok, va bene. Guarda. Non spinga però, dai. Vado via, lei. Se la spingo da dietro è da fastidio, signor Silvio. Sì, un pochettino sì, non sono abituato a queste cose. Ma John Holmes... Ma chi è questo pornatore di Brazzer qui? Oddio, ma infatti, aiuto. Mi scusi, signor Silvio, lei l'ha vista la foto del buco nero? Io li faccio i buchi neri, pirla. Va bene, mi saluti Ruby, arrivederci. La servo. Posso sporgere denuncia, gente? Prego. Le spiego la situazione. Ok, buona serata, ragazzi. In poche parole, stai zitto un attimo.
Cadu, poche parole, io questo pistola qui che si dice doveva essere la mia guardia del corpo, ma tutto sembra che è una guardia del corpo. Ci hanno fermato due agenti, o meglio, avevano la macchina della polizia. Ci hanno fatto salire in macchina per scortarci, ci hanno fatto scendere e mi hanno rapinato di $500. Ma $500 non è il fatto dei soldi. Dagli le rubati, vai, dillo. L'ha rubati da me, mica da te. No. Niente. Cretino, imbecille pure. Ok, quindi due individui, razza, colore della carnagione. Erano scuri. Ok, scuri. Due individui. Della Abissinia, sicuramente, Cribio. Sì. Emigrati, questi mi mandano. Presso, una zona, che zona eravate? Chiesa, dove sta la chiesa là dietro? Aspetta, si piedi, dico la via, aspetta. Non effettivamente al quartiere più o meno nord, non so. Spendi Seven. Scusi, può ripetere? Grazie, mano dell'host. Seven. Allora, presto Spendi Seven. Allora, chiamiamo con Salvini. Conviene con Salvini. Successo intorno a 10 minuti fa. All'incirca, sì, più o meno quello del tempo. Sì, alle 22:30, 22:30. Sono le 23:28 in questo momento. Se 10 minuti fa saranno state le 23:10. Mica 10 minuti fa. La matematica non è quadernone. Sto cominciando a sentirmi male comunque. Oddio, uno svenimento. Chiamate ambulanza. No, gli dia un po' di bamba che si riprende. Quello lì è Silvio, peggio della camigna. Ci piace, me la passo, grazie. Venivano rapinati dell'importo di $500. Ok. Siediti. Tutto a posto? Più o meno. Siediti. Ma che ti siedi? Vuoi un bicchiere d'acqua? Si può avere, sì. Sopprendi. Sa che la sua guardia del corpo è un po' più agitata di lei, eh? Eh sì, io mi siedo sempre così, tranquillo. Se mi spingi però è finita, ecco. Vabbè, dai, chiamo il medico per un controllino, va. Vado. Forse è meglio, guarda. Mano, come stai, caro? Secondo me è un calo di pressione. Vado, Silvio, non mi fa preoccupare, Silvio, non fare queste scene. Cioè, se io volevo una moglie, stavo con la mia ex moglie, capito, Cribio? Madonna, la pizza era quello, è pesante. Mamma mia, questo randaggio che ho trovato. Domani andiamo a procurare un'arma, eh? Ma te la devi procurare te, so che cazzo di guardia di corpo sei. Cazzo, non lo so, io mi paghi, non mi fai niente. Ma se ti sei assunto da solo, ma chi cazzo ti voleva? Cos'è successo qua, signore? Ci hanno rapinato. Ricordo di avere il porto d'armi, per le armi si usano solo per legittima difesa. Difesa del presidente. Il signor Silvio Berlusconi è stato rapinato insieme al suo guardia del corpo. Ma come sono stato rapinato? Sì. Da una volante, uno che aveva la vostra volante. Scusi, No. Giuro. Giuro, sì. Su Sant'Agostino. Confermano che sono stati due agenti. Giuro su Sant'Antimo, che mi ha curato. Ma il signore, ma chi è, scusi? È la mia guardia del corpo. Ma la faccia della guardia del corpo? E infatti, è scappato prima di me. Bene. Non avevo armi. Ma quali armi? Armi? Ma che stiamo parlando seriamente? Ma sei un pistola, sei te. Meriti neanche... No, guardi. Ti facciamo un addestramento noi, se vuole. Poi se mi nervosisco, ma glielo fate, per favore, glielo faccio. Basta le mani, non vorrei poi di tirare un ceffone. Beh, visto che è passato il mio alto in grado, denuncia al deposito a lui. Sì, non lo fate agitare, che quello sviene, perciò state attenti. Veramente mi scusi, ma quello agitato mi pare lei. Buono bicchiere d'acqua? No, perché ho paura, io sono molto preoccupato. Il problema di questo ragazzo è che è ancora vergine. Ah, ecco. Cazzo, quante cose si capiscono. Ma signor Silvio, resti tra noi, c'è il Vanilla Unicorn. Sì, ma io ci sono stato già. Dopo andiamo. Almeno una maniglia potrebbe dargliela da fare. Ma non ho capito ancora i gusti che ha, francamente. Ma probabilmente non avrà nemmeno gusti. Una brasiliana di 3 metri con quelle pacche. Come ho capito, là dentro troverete di tutto. La signora di 3 metri, vabbè. Comunque, se deve fare l'addestramento, lo metterà dentro e ritorna dopo un'oretta. E lo vedete, aspettate che finiamo il turno, vi accompagno volentieri. Sì, grande, grazie. Grazie.
Il comandante come sta? Comandante fuori servizio? Sì, sarà nella sua villazza con la sua figa. Noi siamo qua a prendere freddo. Vabbè, ma è giusto, è il comandante. Ma ragazzi, io prima ho partecipato. Possiamo tornare in pattuglia? Sì, sì, signore, andate, andate. Vi posso avvisare una cosa? A breve vi arriveranno le medaglie a tutti, Contro i jihadisti di prima, le ho fatte fare io. Grazie, signor Berlusconi. Ma grazie, signor Berlusconi. Il minimo. Buona serata e andiamo a caccia di questi due. Il vostro onore. Buon pattugliamento. Combattere il crimine. Buon lavoro, arrivederci. Io vado a fare il mio sporco lavoro da ufficio. Se avete ancora bisogno, non esitate a venire qua in centrale. No. Mi sa che porto il giovane al vanilla. Va. Vada, vada. Buona serata, gente. Buona serata. Sono stato assalito da due persone che avevano quest'auto. Io ero in bicicletta, mi hanno chiesto di accostare. Anche a lei? Sì. Anche a lei. Solo che sono riuscito a rubargli l'auto e ve l'ho riportata a voi. Lei è un genio. Vedi, voglio lei come guardia del corpo, non questo Giorgiana qua. No. Ecco, vedi, hai trovato pure lavoro, amico. Poi sì. Lui è il signor Berlusconi, l'avrei conosciuto, quindi la paga è sicura. Buonasera. Comunque l'hai riportato l'auto, gente. Sì, questo mi prende qualcosa. È proprio lei, sì. Sente bene? Serve un medico? Questo mi sbocca a fianco. Ho fatto lo sviluppo. Oddio, la faccia dello sviluppo. Apri un po' la bocca, fammi vedere. Ma che c'è quello? No, qua è tutto vuoto. Qui, quella... signori, c'è da fare un lavoro dentro. Ha fatto un boccaciccio questo qua. Mi schifo. È tutto vuoto lì dentro. Non mi piace il boccaciccio. Comunque, se mi posso permettere, signor, mi scusi. Andiamo. Signori, quindi. Se mi posso permettere, vi consiglio di intercettare i tipi il prima possibile. Erano neri. Sì, ha un identikit. Stavamo già uscendo per andare a fare una ronda a vedere di recuperare. Sì, non dovrebbero essere a circa 2 km da qui, li ho visti l'ultima volta. Sa darci un'indicazione un po' più precisa, direzione? Uno di colore, capello rasta. Sì, è lui. Compagno. Uno pelato, i vestiti. Cambiano spesso i vestiti, okay. Però vabbè, le facce rimangono quelle. Comunque, che zona della città più o meno? Non glielo so dire questo. Comunque, indicativamente, signori, io vi saluto. Grazie mille per l'aiuto. Vada, arrivederci. Grazie della disponibilità. Allora, come ce ne andiamo? Vabbè, dai, facciamo un giro. Bene, okay. Non so, non avevi il Vespino te. Io rimetto il garage. Ok, signore. Dai, recupera questo maledetto Vespino, ma vedi tu, sei il presidente di Zio Berlusconi che gioca. La ringrazio anch'io, buona serata. Faremo del nostro meglio. Perché non lavoriamo e non facciamo pagare i disoccupati. Sì, adesso veda, c'è il tenente, lì adesso parcheggia. Abbiamo una macchinetta, ma non le assicuro che il caffè sia ottimo, Vabbè, dai. Adesso il tenente si ricompenserà. Buon lavoro, gente. Ciao. Sì, sta cosa. Di chi? Non lo so. Ma io sono son Silvio. Secondo me di qualche problema. Oddio! Tutto bene. È greggio, signor Berlusconi. Tutto Salga. A posto. Andiamo. Questo che cos'è? Andiamo. Sto cercando un attimo un posto dove più o meno potrebbero essere i nostri rapinatori. Ci facciamo giustizia da soli. Potremmo andare, Potremmo. Metti un ping sul GPS. Silvio guida tutto, ragazzi. Ok, trovate, andiamo. Ma cosa fai? Pistola, c'ho la Ducati e giri col Vespino. Sei un cretino. Meccanica molto, molto strano. Andiamo. Ma speriamo che quando faccio fogli, quando ficco, la voce cambi. Ah, lo spero tantissimo anch'io. Mi sembra che è brutta sta voce. Sembra che ha ingoiato un tarlo. Buonanotte. Se prendiamo l'ora mentre guido è c'è il GPS su sta moto, ma dove stiamo andando? Tu stai tranquillo, tieniti, respira. Vabbè. Si scivola? Sì, un pochettino scivola, sta tranquillo. Nel 68 ho fatto tante di quelle gare in moto che non hai idea. Ci credo, ma da culo. Vediamo se sono loro, no. Non sono loro. No, non sono loro.
Oddio, cosa scusi, fa? Ma... punta la pistola a Silvio Berlusconi? Non capisco. Lei sta puntando la pistola a Silvio Berlusconi? Se non si identifica, la vedo arrivare a manetta. C'ha ragione, Crivio. Anche ragione, anche ragione. Per noi siete due col casco. Siamo in giro a cercare i vostri rapinatori, mi scusi. Certo, signore, è mezzo fatto qua, impalato qua. Se almeno mi indicava, mi urlava addosso che era lei. Andate. Ha ragione, ma... andiamo, scusate, dai, Pino. Voi, ma dovete capirmi che col casco non siete riconoscibili. Sì, allora, il lavoro è lavoro. Buon proseguo, agenti. Buon proseguo. Salve, buona serata. Piano, casco. Mi chiedono scusa, ragazzi, stupendo. Questo mi chiedono scusa perché sono Silvio Berlusconi. Più piano di così, no? Stai attento tu. Col Vespino, Ci sono dei rapinatori in giro. Ti fanno male. Hanno il macete. Fa niente, ma noi abbiamo i pugni nelle mani, Cribio. Esatto. Finché non abbiamo una pistola qua, ci ammazzano qua. Dobbiamo andare, vediamo qua dentro se c'è qualcuno. Chi è lei? Si identifichi. Ma no, è biondo. È biondo. Andiamo al negozio di armi, compriamo qualcosa. Sì, sì, senza porta d'armi, giusto? Vabbè, tanto sono in quella sua parte del corpo, non fa niente. Quasi mai se mi filmi, non ti preoccupa. No, veramente, Vale, mi hanno detto che vogliono farmi veramente presidente del server. Ho parlato anche con loro in Discord, perché gli è piaciuta la giocata che ho fatto prima. Un attimo che segno il punto. Qualche parte del cervello. Andiamo. Vendono qua, boh. Sì, ti giuro. Ma ci organizziamo magari più tardi con i ragazzi. Vediamo un pochettino per tirare fuori qualcosa di carino. Scendi. Perfetto. Possiamo anche in casa. C'è un palazzo. Allora, vediamo cosa vendono qui. Ho sbagliato. 30.000. Un macete, non lo puoi acquistare. Non ho soldi, non ho $90. Che puttana, aspetta. Devo qualcosa a me. Silvia, ci dobbiamo andare a cambiare, ci dobbiamo fare più belli. Tieni, recuperaci i soldi, prenditi un fottuto macete. Andiamo. Andiamo, su. Ma chi fa il coglione? Gli tagliamo il pesciolone. Andiamo. La patente per la bici. Buonasera, gente. Ce l'ho o no? No, sono appena arrivato. Oh. Non sapevo che qui ci volesse la patente per la bicicletta. Arrivederci, mi sa che per sto giro è andata bene. Scusi lei, poliziotto, si fermi un attimo. Non è poliziotto, sono nero. Sono i rapinatori, Cribio! Sì, salta! Fermo! Si è rotta la moto! Madonna! Io lo sapevo che erano loro! Sono i rapinatori, Cribio! Cribio! Era lui, vero? Sì, allora, lui aveva il cappellino, hai visto? Porca loca! Sì, vero, sono gemelli, sono... Ma per sicurezza tengo il macete in mano. Sì, tieni il macete in mano, non so mai. Ma se ci dirò. Qui c'è il concessionario, andiamo al concessionario, magari c'è una macchina presidenziale per noi. Cribio! Madonna! Cortesa! Madonna! Come cazzo corri? Sì, 70 anni però te li porti bene, eh? Madonna. 70 anni ce l'aveva tua nonna, Cribio! Madonna! Vabbè, 55 anni! Sentri sirene, attenzione! Però... dai col macete! Eccolo. Che cazzo? Cribio, madonna. Si è imparato anche lui il Cribio. Avverto. Ma che cazzo? Chi è lei, scusi? Ci sentifichi? Sono un nuovo cittadino. Cittadino. Nauto, ce l'ho trovato. Sai chi sono io? No, non ne ho idea, sono appena arrivato. Sono Silvio Berlusconi, presidente della città di Los Angeles.
Sentite ah, l'RP, Nicolas. Grande, grazie. Conoscenza subito. Sì, noi stiamo cercando i rapinatori, vede. Nascondi questo macete che non intimidisci, imbecille. Dove sì, cazzo sono? Sì. Lo devo andare a mettere in auto dopo. Spostati da lui così vicino. Sì. No, ma grazie a voi, ragazzi. Mi avete fatto divertire veramente tanto. Allora, stia attento, ci sono dei rapinatori che si spacciano per poliziotti. Hanno una jeep nera. Infatti mi era arrivato un poliziotto che mi voleva fare tipo una specie di multa. Per la bicicletta, era lei. Infatti siamo accorsi noi, poi sono scappati via i bastardi, mi hanno fottuto $500. La polizia sta cercando, ma li voglio trovare prima io perché voglio farli fuori questi figli di puttana. Ok, grazie mille. Andiamo, andiamo. Allora, sei tu che mi hai portato alla strip della pula, fantastico. Ma bicicletta, vai, bicicletta. Recuperiamo la bicicletta, sì, in bicicletta non si è mai visto. Questo poverino non ha appena rubato i soldi, adesso dobbiamo pure una bicicletta. Dobbiamo farci trovare. Ma dove va quell'idiota? Corri, no, mi perdo qui. C'è questa, vieni con... Si fermi subito, Cribio! Andiamo. Ancora! No, ma figurati, non ne ho bisogno, non compro nulla, stai tranquillo. Poi... Andiamo a qualche parte, andiamo ma a qualche non neanche parte. Lo... Cioè, Silvio Berlusconi mi sono chiamato qui, ma sta tranquillo, serio. Andiamo, Cribio. Qui. Ma... Grazie del follow, Leo Predators, e grazie, Nico. Ecco. Vespino. Il Vespino è qui. Sono entrati qui dentro. Cazzo, guidi questa bicicletta. Uscite fuori con le mani in alto e nessuno si fa male. Cribio. Sali, muoviti. Madonna. Tantissimo. Ma che cosa fa? Ma cosa fa? Cribio. Che fa? Ma che fa? Fermo. Sono autorizzato a farlo male. No, lo lasci stare. Mondo. Che cazzo fa sta gente? La gente sta male, porco Cribio. Sta tornando! Cribio! Credo che possa essere presidente. Mantieni la distanza, dobbiamo usare il suo mezzo in caso di sicurezza. Non è il suo mezzo, quello Cribio. Ma stai tranquillo, Nicolas, ci becchiamo in gioco, poi non ti preoccupare. Allora, signori, state calmi. Ok, manteniamo la calma. Un attimo la polizia. Aspetta, io sono... Mi dica. Io l'ho votata, sa? Lei ha fatto un'azione meravigliosa votandomi. Ragazzi, state molto attenti. Ci sono dei rapinatori in giro. Mi hanno rubato $500. A lei? Come osano? Girano con auto della polizia. Vi fermano, vi puntano macete addosso. E vi fottono tutto. Pazzi. Guardi, ci perdono sempre le brave persone. Esatto, Cribio. Incredibile. Esatto. Arrivederci. Uno magari vuole andare a puttane e non può perché gli rubano i soldi. No, ma lì c'ho il free pass, tranquillo. Ah, il free pass, beato lei, guarda. Ma non so come si chiamano di Nick, perché avevano l'auto della polizia, non puoi recuperare. Anche a lei. Una serata, ragazzi. Ma scusi, lei è la guardia del corpo con un macete. Questo ho trovato, purtroppo, sono appena arrivato. Incredibile. Per è un po' budget, signor presidente. Sì, ma... Si stavano andando a comprare una pistola, ci hanno rapinato. Cribio. Esatto, prova la pazza. Dobbiamo proprio vedere, guarda. Adesso se li trovo li faccio bannare serio. Andiamo a lavorare noi. Servono anche il Vespino. Arrivederci. Buon lavoro, ragazzi. Presidente, ma cazzo, ce ne andiamo, mo? Come siamo arrivati con la bicicletta, imbecille? Imbecille, chiamiamo una pattuglia, chiamiamo qualcosa. Sì, chiamiamo la pattuglia adesso. Sempre abbiamo la parola avanti lui, Non ho mai visto un presidente che si fa tutta la via a piedi, mai. Io non ho mai visto un napoletano parlare come un chipman. Ma sei un folle, quanto cazzo mi hai dato? Ma sei un folle. Ma Nico, no. Cazzo, no. Cioè, grazie, però non dovevi. Andiamo. Madonna. Grazie mille. Vediamo Nico. Un attimo. Speriamo che mi passi. Sotto questo sole, bello pedalare. Non credo proprio sotto il sole, però. Ma sì, dai, Cribio. Vabbè, sì. Possiamo immaginare, dai. Cortese.
siamo molto cortesi. No, ma non dovevi, grazie mille, Nico. Hai fatto un... cioè, non dovevi proprio. Ci dobbiamo far procurare l'auto presidenziale. No, che ma figurati, non ne ho bisogno, non so neanche cosa comprare. Andiamo qui nei parcheggi. Vedo il movimento. Sono Silvio Berlusconi. Identificatevi. Dio santissimo. Oddio. La bicicletta. Chi c'è in questa autovettura? È scassata. C'è nessuno. Cribio santissimo. Mi sbattano in ferro. Mi ho fatto un viaggio a vuoto. Piccolo possum dalla pelle schiacciata. Aspetta, aspetta. Posso prendere Vespi? Si fermi subito, Cribio. Si fermi. Cribio. Si identifichi. Sono sempre io, quello della concessionaria. Oh, Oddio. Ho avuto uno svenimento. Oddio. Sto bene, sto bene, sto bene. Sto bene, sto bene. Sto bene, sto bene, sto bene. Sto tranquillo, dottore, tranquillo. Tutto bene, tutto bene. Dove hai preso questo respiro? Ti faccio sentire. È un concessionario. È un presidente. Lascia. Ah, no. Allora, noi stiamo. Ma nascondi questo fottuto macete. Dove cazzo lo metto? Ma no, premi il tasto 1. Ma lo so, aspetta, me lo metto dietro alla schiena. Aspetta. Ma mettitelo nel dove vuoi, nel cosciale. Perfetto. Allora, noi stiamo. Hai recuperato il Vespino? Aspetta, ma vedi che sei inutile. Come una merda secca, Cribio. Donna. Donna santissima. Ti sbatta l'inferno. Siamo delle testine vuote, madonna. Testina vuota, a me non lo dici. No, okay. Me, io, madonna. Mi salta anche solo io. Non ti va bene, vabbè. Madonna, Cribio. Premi alte e richiedi i veicoli. Sotto il sole, stiamo a Los Angeles. Che cos'è? Siamo al presidente, siamo al presidente. Faggine, arrivo. Adesso arriva la mia autovettura, spostati. Che cosa mi hai fatto arrivare? Sì, il Vespino, dove cazzo l'ho messo? Madonna. No, sei un folle. Devi aspettare un attimo, ci vuole un attimo. Ok, ok. Sei un folle, Nico. Cioè, veramente, ragazzi, stasera mi sento super VIP. Guarda questo qui, è sempre lui, eh. No, è un altro. Vespino, ecco. Ma quale Vespino? Aspetta un attimo. Mamma la sei barbonata. Marcianca. Ma battila questo, ma quasi quasi. Ma poverino, mi dispiace, non sto tutta la sera che me lo porto dietro. Vado, vediamo un attimo. Ma che sta a fare quell'orso? Chi ha dato la patente a questo? Cosa c'è qualcosa? Mannaggia. Scusami, non so perché. È di classe. Allora, questo c'è il mio Vespino. Aspetta che chiediamo un'altra roba. Parte, giusto? Questo Vespino mio parte, tranquillo. Se no dobbiamo richiedere un'auto della polizia. Cioè, se ci comandi non li sapevo, io sai. Pensavo che bisognava comprarla la roba. Ah, non la sapevo sta roba. Andiamo col Vespino. Andiamo con lo Vespino, su. Ecco qui, Faggio, che sarebbe il Piaggio, tipo. Ma... chi è lei, scusi? Chi è lei, chi è lei? Si fermi, si fermi. Si identifichi? Si identifichi. Ma no. Ma che fai, il pappagallo? Scusa. Ma signor Silvio, si è abbassato ad andare in giro con la Vespa? Purtroppo ci sono appena arrivato, voglio stare in incognito, non voglio alzare il profilo. Mi consenta, c'ha l'autista, se vuole le impresto la mia macchina. Sarebbe così gentile. Vada, signor Silvio, vada, le lascio la mia macchina. Cribio, che gentilezza. Sali in macchina, Barbagianni, guida. Buona serata, caro, grazie. Arrivederci, Silvio. Beh, dietro, dove vai? È uguale, dai, voglio vedere. Tensione con sta Vespa. Senta, buonasera, lei mi sente? Sì, la sentiamo. Non la sentiamo più, ci siamo spostati. Dove andiamo? Il casco motocross è il top, sì. Fammi guardare un attimo la cartina. Vedi, vedi. Quello con i neorossi se la becco, mi sequestro l'auto. Perché? C'è i neorossi, sta figo, dai. Acquisto negozio, no. Allora, vediamo dove andiamo, dove andiamo. Dove c'è un po' di attività qui in zona,
so cosa sia questo, per esempio. Sono un po' un abbetto in sti cosi. Strip club, ok. Lo porto al strip club. Segui il punto sulla mappa dove ti ho segnato. Anzi, fermati qui da sta gente che dobbiamo fare propaganda politica, subito. Andiamo. Sono illegali, devono rosso e blu. Ah, non sapevo sta roba. Mi dica. Okay. Mi sente lei? Sempre quelli di prima. Signor Silvio. Cari ragazzi. Direttore, abbiamo Silvio Berlusconi dentro la mia macchina. Okay. Buonasera. Mi consenta, presidente. Ma mi consenta, scendo a salutarvi. Educazione prima di tutto. Presidente. Ma buongiorno. Presidente. A lei, salve. Buongiorno, salve, cari ragazzi. Accompagnare la stazione è servito a qualcosa alla fine. Hai visto? Ho saputo che ha aiutato a sventare la crisi. Ho aiutato, sì, sono stati loro, gli agenti sono stati molto bravi, molto caparbi, Bene, molto bene. Sono Marco, si ricorda, Mirko, Maurizio. Certo, come no, carissimo. La vedo in forma. Bene, mi fa molto piacere. Mirko, Marco, Maurizio, Nicola, come sta? Tutto bene? Tutto bene, grazie a lei, tutto bene. Io ho trovato questo Barbagianni di butta di body, guarda, ma ci hanno appena rapinato, è stata un'impresa orribile. Porca miseria, ma come? Quanti milioni allora, Presidente, bisogno, sono Presidente, ha solo da chiamare, siamo tutti a disposizione sua. Lo so, ragazzi, io sono contentissimo di essere venuto qui a Los Angeles e avere questa accoglienza, So che la legge... Comunque no, non si preoccupi, le prossime votazioni la metteremo al potere. Ve lo dico adesso, in questo parcheggio, Los Angeles cambierà volto. Silvio Berlusconi andrà al potere di Los Angeles, sarà lui il nuovo presidente di Los Angeles. Signor Silvio, io ci credo. Non c'è neanche un bordello in questa città. I bordelli? No, ce n'è uno solo, ma non funziona neanche tutto bene. Vai lì, che ti puoi smanettare sulle fotografie. Ma che stiamo scherzando, Cribio? Non va bene. No, assolutamente, ha ragione lei. Non eravamo pronti alla sua visita, signor Silvio, se no ci attrezzavamo meglio. Silvio. Sì, io sono arrivato così, non volevo... Zona, potremmo andare anche a parlare in privato. Non volevo... Stai calmo, sali in macchina, dai, se sei ansioso così, stai in macchina, su, Cribio! Voglio fare la fine di prima. Comunque, dicevo, purtroppo sono arrivato così in incognito, senza scomodare nessuna autorità, non volevo allarmare i mass media, capisce? La mia posizione. Ah, ecco. La prossima volta allora ce lo dica solo privatamente, le facciamo, lo organizziamo dei vestiti, quelli che piacciono lei. Sì, è vero, sono arrivato proprio lì, tragica situazione. Nico. Sì, sono ottimi festini, anzi veramente volevo portare il giovane lì perché ancora si vergogna un po', ma è ancora bello. Grazie a Panis 87. In buone mani, benvenuto. Sicuramente. Sì, le mani non saranno le mie, certamente, Cribio. No, le mani saranno le sue, ma la testa magari sarà la sua. Mani pulite. Ovviamente. Dai, Barbagianni, andiamo. Ragazzi, vi lascio un buon proseguimento. Arrivederci, Presidente. Arrivederci. Grazie, cari. Arrivederci. Ma che fai? Mi imiti pure, pistola! Pistolina, madonna. Ma che... Perché che... dobbiamo fare? La serata più brutta della mia vita. Sono in radio. Certo. Buonasera. Buonasera a lei, caro. Vai al punto che ti ho segnato sulla mappa. Mi fai divertire. Secondo me ho fatto lo sviluppo, secondo me. Sì, ti senti cresciuta pure la barba da quando ti conosco ormai. È passato tanto tempo. Sì, certo. Che bel punto qui, È iniziato da tutto. È iniziato tutto qui, Certamente, qui è iniziato tutto. Ecco qui. Entra dentro, ti aspetto fuori. No. Entra. Mi devi insegnare, Curti. Allora, scendiamo, ma io non starò con te. Ci sarà la signorina, ti spiegherà la situazione, insomma. Mi deve dare il suo numero. Sì, segnatelo adesso prima che vai in estasi. Va bene. 54538. Oh, già 2 mesi, quasi 3, buona Fabiuccio. Hai segnato, Pirla? Hai segnato, ma su. 5-4? 5-3-8, sono caduto dal divanotto.
ripetilo all'infinito. 5-4-5-3-8. Bravo. Ripeti. Sì, poi ti porto in questa night, ti porto a Mignotte. Ci sono delle foto da se ti interessa. Ma pisello moscio. Ma tipo Nikon, cioè per interagire con una donna. 5-4-5-3-8, porca loca, mo ti tiro un calcio nei denti, Cribio. Cioè per interagire con una cosa qui, io mi ricordo in un server che non ricordo quale. Fabio, io almeno ce l'ho al culo. Tu cammini ancora con le 5, mani. 5-4-5-3-8. Sì, proprio quello. Stavo dicendo, c'è un modo per interagire, mi ricordo questo metodo. Come cazzo italiani. Si insegna su sto telefono? Dammi il tuo, dai. Aspetta. Ah, madonna. Allora, guarda. Ah, ecco. Fammi provare, ti chiamo. Ma cazzo si risponde, ragazzi? Oh, scusami, è partita la telefonata. Cribio. 54538. Sì, lei chi è, scusi? Sono io, madonna. Ah, sei tu. Si segna anche il mio, forse. Ma dove cazzo si prende? Sì, lo segno subito. Ecco. Va. Allora, 656... ma che sport. Cazzo di numero 6 5 6 5 6. Ma cazzo lo salvo il numero di questo? Ma poi di un'altra pizza lo lascio morto. 5 6. Ripeto 6 5 6 5. Scorreggione. Ripeto 6 5 6 5 6. Ripeto 6 5 6 5 6. Guarda, ripeto. Facciamo così. Hai il mio numero. Chiamami tu. Ah, mi hai sorto il caso. Oddio, dove... Allora vieni qui, mettiti qualcosa di garbato. Poco fa ero fuori servizio con degli amici, si sono arrivati criminali. Al night c'erano ragazze non trans, stranamente, che non erano NPC, ma veri players. Dai, fantastico, cazzo, mi sono perso il meglio, porca puttana. Ma dove sei, imbecille? Ma che fai? Ma mi sei rimasto impiattato a guardare l'acquario? Ti sei innamorato dei pesci per caso, Cribio? 6-5-6, ripeto, 6-5. Sono scappato proprio dalla... Oh... Ma cosa fai? Ma che c'hai? Le paranoie? Vieni con me, vieni con me, vieni con me. Cribio. Ah, sta qua dietro, ecco. Mettiti qui, adesso arriva la signorina, io ti aspetto fuori, vado a fumare una sigaretta. Anche ce lo fumo, inizio oggi, Cribio. Qua c'è il bagno, ho sbagliato. Hai fatto già? Ma scusi, hai fatto già? Questo sta male. Ma dove stiamo andando, Cribio? Ma io non lo sento, ragazzi. Scorreggione. Dura poco, sì, infatti. Mi senti? Ma Cribio, mi senti? Premi più volte Shift e H. Cosa fa? Ah, Whisper, normal. Mi senti, Cribio? Mi senti? Mi senti, Cribio? Ma mi sa che c'è un problema lui. Sì, la sento. Ah, ok, ma mi fai... Ma sei un cretino allora, scusa. Ma poi perché sto guidando io, scusa? Arrivo subito. Vabbè, proseguo. Ma c'era un problema lui, vedi, intanto qualcosa a casa. Magari la mamma lo sta per picchiare, non lo so. Allora, andiamo in un punto dove possiamo, non so, fare qualcosa. Allora, andiamo in un bel punto. Andiamo
Vuole andare lì. Sto giocando a quel gioco che... In questo gioco mi devo lavare, capito? Mi devo mettere il pigiama in quel gioco. Ah, ho capito. Capito. E lavati anche i piedi. Sì, sì, ovvio. Ma anche, assolutamente sì. Mi capisce. Anche quel coso che hai usato. Esatto. Per 38 secondi. Esatto. Faccia attenzione, eh. Oddio! Assassini pazzi! Sono un po' semafori, cose, devo ancora abituarmici alla vita. Ma qua c'è qualcuno, sta giro non ci sta nessuno. Mi piace interagire e fastidiare la gente. Oh madonna che curva! Vabbè, ma ci organizziamo, Nico, quando vuoi. Sì, ormai Fabio, mano c'è i server privati, cioè lui mica sta con i comuni mortali, si sceglie i suoi player. Mi avessi detto una volta, non prega, vieni a farti una partita, ha paura che lo vinco, perché lo ammazzo. Mi sa il mio talent scout. Madonna come slitta con la neve. Silvio, eccomi. Guida tu, porca loca, che non ci sto facendo un cazzo io qua. Mi stai facendo guidare come un imbecille, muoviti. Dai, muoviti. Salga dietro, salga dietro. È un problema. No, lo so, Manu, non sto scherzando, figurati, sono la pipa di giocare in scoccia pure. Anche perché tu non mi immagini, ma il poliziotto che ti ha portato allo strip a 16 anni. Spontaneo, facciamo un po' di drifting, dai. Sei sicuro che ti minchia, ragazzetto, guarda. Lo strip mi ha fatto morire il capitano, comunque era forte. Ci meno sto. Male che Silvio c'è. Cribio! Mi senti? Ti sento Silvio, ti sento, tu mi senti? Buonasera, là c'è un po' di gente. Ma tu mi senti, pirla? Fermati subito. Questo è quello mazzo, aspetta, è pericoloso qui. Arrivo subito, provvediamo un attimo. Si passa con qualità come me, modesto. Che cazzo è salve. Dov'è il concessionario? Concessionario dall'altra parte. Volevi solo soldi. Concessionario. Oddio. Passaggio a concessionario. Salite, dai, salga. Come brava sì. Persona qua. Sì, sono Silvio Berlusconi, piacere. Ah. Il tenente. Ciao Silvio. Com'è Silvio? Tutto bene, ragazzi, tutto bene. Attenzione, pistola in bicicletta. Guarda, si mantenga, Il mio autista è un po' antistico. Dobbiamo correre in caso di emergenza. Prego ragazzi, siete arrivati. Dai, venite che vi pago una birra, dai. Ma sei ubriaco? Che cazzo dobbiamo fare? Ma secondo te mi vengo a bere una birra? Che cazzo ne so, dobbiamo scendere. Che dobbiamo scendere? Guarda ragazzi, questi miei amici qua nuovi qua c'hanno... Che cazzo sta fuoco quello? Vabbè, la mano. Oh, attenzione. Far tirare fuori il maestro. Tu tienilo pronto appena l'occasione, via. Calmo. Sicuramente vieni via. Serve trasmetto le regole. Vabbè, vedo che si stanno mantenendo buoni, ma no. Okay. Buonasera, Riccio. Chi è Riccio qua? Ah no, vedevo. Scusi, ma c'è una età per me, tra cataratte. Mi ce la faccio sentire. Vado dall'oculista allora, giusto, a farsi operare. Pericolosa la casa. Ma lei ha capito chi sono io? Chi sei? Sono Silvio Berlusconi, presidente di Las Vegas, qui dove cazzo siamo? Lei è Mr. Pai. Tengo la distanza. Lei chi è, scusi? Silvio, Biondo Mora. Basta che respiri. No,
la sua battuta che fece in Italia è: mi vanno bene tutte, basta che te la diano. Beh, scusi, può mettere a posto questa mazza, per favore? Scusate, potete uscire dal cazzo di negozio. Allontanati, posso sta mazza. Questa è una minaccia al presidente. Cinese. Posso sta mazza. Tira giù quel macete, tu. Stai calmino. Tira giù quel macete, che stiamo comunicando civilmente come persone normali. Stai calmo. Sai, dopo quell'episodio mi cago sotto di tutto, che cazzo vi devo dire? Se cerchi un rompipalle, magari lui. Ah, questo è tipo un mafioso in zona. Oh no, Silvio. Sì, bisogna mantenere l'allerta. Certo, bisogna mantenere un certo ritegno, insomma. Lei come si chiama? Non mi ha detto il suo nome, comunque. Roberto Firmino, e non vengo al Milan, non si preoccupi. Ok, fantastico, meglio così. Noi vogliamo con lei. Ci dobbiamo andare a cambiare per concreto. Ma che cazzo, Madonna santissima, il cinese è svenuto. Come stai? Mi faccia controllare cosa è successo. Vede lei un po', io ho fatto un kit di primo soccorso, ma non è andato bene neanche la prima volta. Ma questo mi muore in 3 secondi. Probabilmente ha ricevuto forti lesioni nella testa. Se è un cazzo. Prego, scusi. Non sentiamo quello che ci dice il concessionario. In che se? Ah, scusa, mi sposto fuori, perdonami. Berlusconi, sei andata. Questo che cazzo era? Chiamo un'ambulanza. Sennò che c'è un medico. Medico! No, ho sbagliato. Svenuto. Perché non ha mangiato. C'è un nuovo PG, ma perché? Signor Silvio, mi ha dica. Chiamato l'ambulanza? Sì, l'ho appena mandato un messaggio adesso, spero che arrivano presto. Intanto io aspetto quel Barbagianni qui. Andiamo bello scopo. Vediamo se arrivano qui. Comunque la più bella giocata che ho fatto con Berlusconi proprio qui al concessionario. C'era una ragazza, l'ho pestata e scappavo via, mi nascondevo, poi è arrivata la polizia e io stavo lì. No, ma è successo un casino, è stato uno ad attaccarla. Troppo bella quella gioco. Anche l'altra su un altro server che minacciava un vecchio e lo prendevo per il culo. È stata una giocata lunghissima, troppo fantastica quella lì. C'è me su in chat. Cosa? Come cazzo è qua? Le scemme? Come cazzo è qua? Perché sono cadute? Milano, Empoli. Aspetta un minuto. Ego, dille a queste di non parlare, che non sento un cazzo. Se non sentite voci dovete fare shift hack. Oh. Allora, slash. Mi ha attaccato una persona alle spalle. Adesso vedi, hai fatto una cazzata di posare la mazza a baseball. L'ha ucciso. Non si finisce qua una burocrazia. Scusate, ma cos'è successo qui? Uomo a terra. Mi ha ucciso codardo da dietro. Ma è stato il calabrese lì, l'ho sentito io. Calabrese mio amico era qua. Se lo dice Silvio, allora stava dando soldi. No, scusa, come si toglie sta mazza? Come si toglie sta mazza? Ma scusi. Ma non è la colonna. Ecco. Non è la colonna greca, mannai. Se continui metti la posta, se ti devo chiccare. Non so come si toglie sta mazza. Premi tab. Metal resta 130. Giovane. Madonna, dov'è? Chiamato adesso l'ambulanza, adesso arriva, stai tranquillo, sono qui vicino a te io. Non ti preoccupare di nulla, ok? Mi senti? Non prende campo forse? Campa, e dove sei? Scusi, avete chiamato l'ambulanza? Sì, l'ho chiamata.
Ce ne saranno due qua a terra. Scorregione l'ha salvato. Non sapevo il nome. Ma sei calabrese di dove? Scusami. Mi è morto il calabrese. No, no, non sono calabrese io. No, tua terra non si sente l'accento che non sei del sud. Io sono di sud, ma di un altro paese. Ah, fuori, oltre l'oceano, tipo. Vediamo cosa ha fatto qui. Io ho fatto un primo soccorso una volta nella guerra del Vietnam. Cosa ci mette qua il medico? Niente, non... potuto fare comunque forti lesioni alla testa ha ricevuto il povero Cristo e lì non riesco a fare nulla io. Certo che l'assistenza sanitaria perché è successo, si è mancato tutto, aiuto. E' rimasto intrappolato, porco cribio. Ha visto anche lei? Così, cosa Silvio? Che ero rimasto incastrato nel Vespino. Il mio Vespino, lo so, ma è una trappola per furfanti, per truffatori. Me ne sono accorto, maledetto. Ora si sta... Prego, scusi. Una ambulanza di merda, c'è lo scorregione lì a terra. C'è il garage chiuso, si capisce. Adesso arriva l'ambulanza, non ti preoccupare, Cribio. Sta bene. Ci mi frega un cazzo, sta bene o no. La scorreggione a terra, sì. Sì. Questa è ben carina. Salve. Mi consenta, mi presento, sono Silvio Berlusconi, molto lieto. Lei forse soffre di mutismo selettivo. Buona serata. Scusate un attimo ragazzi, mando un sms, devo fare il romantico anche in certe occasioni perché sennò finisce che rimango singolo a vita. Ecco, ho sbagliato pure a scrivere il messaggio. Ah, Fogne d'oro non è bello, Sogni d'oro è meglio. Veramente una situazione imbarazzantissima comunque. Ah, è arrivato il medico finalmente. Comunque penso che devo avere problemi io. Perché non mi va l'audio. Mi senti adesso? Ma come cazzo guidi, Cribio? Buonanotte, Fabriuccio. Qualcuno mi sente? Può rispondermi gentilmente? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok, perché non prima ho avuto problemi un attimo con l'apparecchietto acustico. Canta una canzone. Meno male che Silvio c'è. Ah. Facile. La fattura. Silvio. Sì, sono io, sono quel Silvio lì, sì. Porta la birra. Oh Silvio, porta la birra. Se si vede una sezione multe, si deve vedere una fattura. Concessionario, c'è qua. Sì, sento un shout, sento voci di tutti però. Ma questo pistola che cazzo sta facendo?
mio amico calabrese ha bisogno di scuola per giocare. Io ho parenti in Calabria, magari posso parlare io con lui. Igor. No, non parlare che è meglio. Igor. Scendi da sta casa di macchina. Chi è che fa casino qua? Sono io con la mia macchina, questo cretino. Chi è che state rapinando? Stiamo rapinando nessuno, Cribio. Lo blocco io. E dove Igor. Sei, calabrese? Lavoro da polizia. Io zio in provincia di Crotone, dove sei tu? Niente, non mi risponde. Ma dov'è? Ma io sono qui, tu mi senti? No, non la vedo. Scendi da questa cazzo di macchina. Non la vedo. Scendi da questa cazzo di macchina. Le dov'è? Sono qui, c'è uno che mi segue. Porca puttana, no, sono al concessionario. Arrivo. Arrivo cosa? Questi mi vogliono rapinare, raga. Lo dico proprio apertamente. Sai che si è buggato tutto il pianeta Terra. Questo dove cazzo è andato? Cioè, ma stiamo scherzando. Questi che non si muovono, non capisco, cioè rimangono fermi lì. Ragazzi, scusate, una parola off game, fuori roleplay, ma sono buggate le macchine o ci ho buggato io il gioco? Ah, mi sa che c'ho problemi io. Cazzo, no. Vado con mio amico. Richiamo. Ma non la sento. Grazie Zappa per l'host. Ma scusami, no, dove sei? Fianco a lei. Ho capito, ma la macchina non si muove, come mai? Come non si muove? Io vedo la macchina bloccata, Cribio. Madonna santissima, ti... Come mai non riesco a muovermi? Dove stiamo andando? Mi rispondi? Mi sa che si è buggato il server. Cioè, voi come la vedete? Cioè, per capire se veramente sono io pazzo e... Non vedo un cazzo. Mi senti? Vado fuori città e torno di nuovo. Che vai, vai, vai pure, vai. Sa che faccio la stessa identica cosa io, disconnetto e poi rientro. Perché penso che sia un problema del server qui. Qual era? Oddio. C'era la neve, leggevo, c'era la neve. Non ricordo il nome del server, madonna quanto son pirla. A Miracle City se non sbaglio, no, non è vero. Los Angeles, Super Italia, evento neve, eccolo qui. Sì, era tutto bloccato, ragazzi datemi un paio di secondi che vado a urinare e poi ritorno subito, tanto carica qui. Prima potete pisciare, se non avete capito, era quello il mio... Si è bloccato 5M, fantastico. Due secondi, la fang shot dai V e rientro subito. Più gaiardo e più bello di prima. Sì, comunque era tutto bloccato, tutto. Ha sequestrato il veicolo, fail. Quel veicolo è sequestrato, dico. Allora, abbiamo detto che era Las Vegas. Las Vegas e si trova evento neve, eccolo qui. Due minuti ed arrivo. Sì, la faccio tutta, Vale.
Allora, il Presidente? Presidente? Mi sente? Presidente, mi senti? Signori, il vostro veicolo l'ho dovuto sequestrare io, mi dispiace. Lei cosa ha fatto? Ho dovuto sequestrare il vostro veicolo, signore, non funzionava. Veicolo presidenziale, mi scusi. Era del signor Filippo, del signor Duchino Manieri, lei il signor Duchino Manieri? No, ma è l'autista che ce l'ha prestato. Ora rimaniamo a piedi, chi ci accompagna? Dobbiamo chiamare per forza la pattuglia di polizia. Che è successo, scusi? Ci ha sequestrato il veicolo. Chi ci ha sequestrato il veicolo? Ho dovuto sequestrarlo io, mi scusi, presidente. Ma come si è permesso? Mi si è permesso. Il veicolo non era vostro, quindi mi sono preso il dovere di sequestrarlo. Ma non c'è zecca, ma una persona ce lo presta, come? Signore, si chiamava il legittimo proprietario dell'auto. Presente. Posso vedere i documenti? Certamente. Ma lei è un poliziotto, scusi? Sì, sono il tenente, non si ricorda. Oh, scusi, con gli abiti civili, che figura di merda. Mi perdoni. No, giusto. Dender. Scusa, Nico, non ti avevo riconosciuto. Ma signore, lei guida senza patente? Come non ho la patente? Mi scusi. Non ha la patente. Io l'ho la patente, è impossibile. Ma lei non ha la patente. Non mi dire che ce l'hanno rubato. Lei sa cosa è successo? Ma scusa, non aveva la patente. Ho la patente, ovviamente quella patente. Tenente, lo arresti, tenente. Ma no, ho la patente. Una multa comunque, perché comunque non sapeva guidare, ma si domava all'infinito. Vero, no, tenente, allora, giusto. No, lì ci stava certa gente, egregio presidente, sì. Quella gente con le mazze lì, come si chiamava? Quei neri. Sì, c'era. Quelli emigrati lì. Non so cosa voglia dire lo scorregione, francamente. Scorregione? Sì, sì, sì. I termini che mi chiama lui. Abbia pazienza. Ok. Perdonatemi un secondo, soltanto arrivo subito. Sì. Comunque lei è armato. Ma sei scemo te? No, quella è il presidente, me l'ha data. Può conferire. Ma cosa saltelli? Perché ora dobbiamo tornare in centrale a fare il porto. Purtroppo il porto d'armi non è possibile farlo, perché anche io, essendo tenente, c'è bisogno del capitano o del comandante. No, ah sì, giusto. Quindi non posso fare le porto d'armi. Dovremmo fare il porto d'armi. Dovresti prenderti prima una patente, no, cretino? Quella direi. Se va dentro, io la convalido subito. Va bene. Dai, su. Andiamo. Ma guarda tu, questi imbecilli. No, me l'hanno rubato, secondo me. Quei neri. Esatto, mi hanno rubato la patente. Se te l'hanno rubata, fornisci le tue generalità, sì, e ti ristampano la patente, no? Se veramente ce l'hai, imbroglione. No, ma di solito ci risulta sul database da subito se ce l'aveva. Non risulta. No, io l'ho fatta in un altro paese, non in questo, a Los Angeles. Ma devi rinnovarla, io c'ho. Quante minchiate devo sentire? Oddio, io mi sento male. Oddio. È normale. Può dare, aspetta. Può dare. Avrò la porta. A posto. Grazie, ragazzi. E a volte dei giramenti di testa cribio che fanno paura. Cribio, ma dove? Va bene, allora, signor Dender, se deve guidare, venga con me. Certamente. Ah, si chiama Dender questo pila qua. Direttore? Sono la tua guardia del corpo, non mi ricordo. Madonna, mi sa che il direttore è andato in coma farmaceutico. Può dare anche lui. Ditemi. La patente. Normal. Il signor doveva fare la patente perché l'ho controllato, ma non ce l'ha la patente. Guidava illegalmente. Va bene, venga. Su, presidente, dopo ci dobbiamo andare a mettere il distintivo, anche lei, la stella del presidente. Nome e cognome? Dente Curte. Dender Curte. Guarda chi c'è. Non si allaccia le scarpe. Allora, sentite, voi sono con i mocassini, e volete?
Tu col casco, Piero. Presidente, si avvicini a me. Levati il casco, Tolontino Casciotti. Presidente. Presidente, calmiamoci. No, spatta l'inferno. Berlusco, provaci. Mi stai sfidando per caso? No, no, ma prova a tagliare. Ma non c'è bisogno. Cribio, guarda, c'è il tenente qui, non voglio fare brutte figure. Scorregione, continua a fare la patente tu. Ci servono soldi, eh. Sono i neri. Secondo me si serve. Quanto costa la patente qui? Quanto cosa? Poi... La serata, come ti fai, York? La serata? Mm-hmm. Ah, una vera merda? 1500. La macchina sta 1500. Ho dovuto pagare 35 di euro a caso senza motivo. È povero il signor Berlusconi. Berlusconi ha detto che è povero. Dobbiamo andare a prelevare. Aspetta un attimo. Lei è povero. Lei chi è, scusi? Lei è un comunista, Cribio. Io sono una persona più importante. Sì, sì, comunista. Oddio, me l'ha mandato Nicolas, questo con il gilettino. Il Johnny Depp, no, che c'è? È andato tutti lui adesso. Il presidente mi deve dare soldi. È un pazzo. Abbiamo una rapina in corso. Come una rapina in corso? Sì, mi è appena arrivata la notifica. Andiamo tutti, dai, su. Ma li lasci stare, signore. Magari sono persone disperate, no? Un gesto di disperazione, no? Ah, frate, la fila, sala, York, tu... Ma siete poliziotti, voi, cosa siete? Sei il... sono un poliziotto io, Presidente. Mi state mandando in confusione, mi giro la testa, oddio. Madonna, l'aria, Secondo me, lei, signor Berlusconi, oddio. Secondo il database, è della Rosa. Oddio, non lo chiamare, si è lontano. Ma scusi, come della Rosa? Il database non mente, signor Berlusconi. Lei è in arresto. Ma come lo conosci la Rosa? Che dice? Stai schiacciando i coglioni, coglione. Sta scritto nel database, signor Nicolas. Quale database? Il database, signor Nicolas. Il registro presidente, bisogna adesso pagare. Adesso facciamo finta che non conosciamo il database, signor Nicolas. Presidente, dai. Mi segua. Ma un po' di mal di gallo. Il registro presidente, mi segua. Qualsiasi tipo di informazione metagaming dentro. Oddio, mi ha pestato questo. Oddio, mi ha colpito. Sì. Oddio, mi ha colpito. Oddio, mi sento male. Oddio, mi sento male. Sto soltanto solleticando lo scroto, signor Nicolas. No, metta giù. Oddio, mi sento male. Oddio. Madonna. Oddio, ce la faccio. Ma perché? Ma voi mica siete normali. Sei pronti? Al mio tre ci alziamo, dai, presidente. Scusi, signor. Due. No, sono proprio a terra. Ma i trucchi di magia ti compaiono i caschi dal pisello? Chiamate un dottore. Ma ce l'ho fatta. Mi scusi. Ho avuto un attimo. No, è bene. Può succedere, però stia attento, Sì, mi scusi. Porca loca. Ma no. Allora, scusi signor rivenditore di automobili. Lo devo pagare. Che gente l'ho fatta la fattura. Ah, me l'ha fatta, ok, la ringrazio. Paga. Devo andare a prelevare. È in banca, si paga la fattura. Oh, beh, perfetto, sì. Perfetto. Dopo perfetto. La devo pagare, va bene. Arrivederci, Io ho un amo di fuori, però è a due posti, mi dispiace. Ah, incredibile, devo pagare la fattura però. Fine cosa, stai qua, te scorregione. Scorregione anche a voi. Dove andiamo? Dove ci mettiamo? Seguici in bici, va. Ma quella in bici? Dove si trova la rapina, gente? È stata annullata, ma poi voleva andare alla rapina, lei? Ma se lei non è riuscita a difendere... Non è riuscito a difendermi da solo, diventava una rapina. Ma Dove andiamo? Ah, sì, andando alla banca, signore. Giusto. Pagare i tuoi maledetti debiti. Un po' dare da quello scorregione che mi stava ossessionando la vita, qui, mio. Ma perché scorregge? Perché scorreggia, lui soffre di metabolismo... Non metabolismo, scusi, meteorismo. Meteorismo, okay. Metabolismo. Cosa sta facendo? Non sta pisciando? Salve. Vado a pagare la fattura. Madonna! Oh, Gesù Santissimo Maria! Ma c'è una piaga d'Egitto, te. Ma dentro la banca, no. Non frena. Che è lei? Non frena. No, il signore è a posto. Ok, perché tutto fatto. Ci sono qualche problema, signori? Sì. Chi è lei? Non te lo posso dire. Ah, sì? Perché non me lo può dire? Momento. Che non sono fatti suoi. Ma lei sa con chi sta parlando, prima di tutto?
E con chi, scusi? Vediamo, lei tutto saccente, ci dica. Allora, a parte che sono fatto per l'import-export, quindi... E quindi? Lei stava tentando di rapinare la banca, invece. Mi sa proprio di sì. Io? No, nessun problema. Non era questa banca, signori. Non ne ha bisogno. Non ne ha bisogno. Ah, sì, cos'è? Un mafioso? No. Un criminale? Neanche. Non è un criminale? No. Vabbè, allora per che me lavoro fa, mi scusi? Import-export. Ah, quindi lavora con i cinesi, lei? Crivio. Mm-hmm. La via della seta. Crivio, esatto. Proprio quella che ha voluto Di Maio. Che schifo. Comunisti. Madonna. Comunista. Aspetta, cosa sta facendo? Suo il furgoncino? Sì. Mi dispiace se controllo se è suo. Controllare non mi interessa. Bel frac comunque. Sì, è suo. È un rumpo, questo è. Questo rumpo. Buona giornata, signore. Arrivederci. Che dove andiamo? Mi devo sono la guardia del corpo. Passaggio al presidente. Anzi, qui. Anzi, dove, da... dove andiamo, presidente? Dove devo la seguo? Andare al concessionario. Dove la seguo? Al concessionario. Rivediamoci lì. Andiamo. Faccio un giro della città prima. Così facciamo aspettare un po' quello scuro giù, okay. Al freddo. Crivio. Sì, in auto diciamo, quindi non si scherza. Ovvio. Facciamo un'inversione U illegale. Lei è la legge, può fare quello che vuole, Crivio! Sì, dobbiamo fare benzina, sennò rimaniamo a piedi. Meraviglioso. Qui è in mezzo alla strada. Ma lo butti giù? No, mi licenza. C'è una gente. Sui colleghi, Crivio. No, aspetti, secondo me sa che hanno abbandonato l'auto, sono incoglioniti. Agenti seri, insomma, Crivio. Sì, sono per la maggior parte reclusi. Comprendo, lo stato di queste città a volte preoccupa. Sì. Ma dove cazzo sto andando io? Stavo l'auto sotto il ponte. Ma che cosa fa tu? No, ma io ti devo arrestare in qualche modo. Stavo l'auto sotto il ponte, lì abbandonato. Ma rubi l'auto da polizia, Crivio. Ma perché ho rubato l'auto? Stava lì, io l'ho portata. È illegale, è soltanto salirci, signore. No, non lo sapevo, non lo sapevo. Ma mi ha fatto, sei un pirla, te sei un pirla, Crivio. Ma non so, leviamo le chiavi da vicino, facciamo qualcosa, chiudiamolo, no, niente. Ci penso io, sono del dipartimento. Okay. Lui è il tenente. Sì, lo sono, infatti, lo avrò qua apposta. Tenente Colombo, Crivio. Tenente Colombo, sì. Il mio piacere, mia lealtà, conoscerlo. Ma la smette di imitarmi, però, scorregione. Lo faccio solo nel bagno, nel commentare. Lara, sì. Tesoro, aspettami in camera. No, ancora quello. No, hai messo il completino che piace a me. Ma sei proprio una malandrina, Crivio. Dopo facciamo quello che vuoi, sì. Pungiball. Sporcaccione. Ma che sto a dire? Ma lo senti? A dopo, tesoro. Ciao, un abbraccio, un bacio. Ciao. Tu sì. Madonna. Scusate, ero al telefono un attimo. Dio. Apro così la macchina ogni volta. Ah, cioè il difetto di... Scusi, ma... Nuovo modo, giusto. Se facciamo shift... Come si faceva? Le chiavi non funzionano, sempre. Non lo possiamo inserire nel cofano? Esatto. Inserire nel cofano. Sì. Si vuole, ma lui... Quale... A piedi. Qual è la, qual è la qual è il pin del cofano? Qual è il pin del cofano? Dove cazzo? Arrivederci! Il bici è venuto, l'ha pure lasciato in mezzo alla strada. Ruba le auto e lascia le bici. Io l'avrei arrestato, Crivio. No, mi sta chiamando, Crivio, perché rispondo? Pronto! Mi ha chiamato sua moglie. Mi hanno sequestrato, non so, questo non è un poliziotto, è un rapinatore. Ma che stai a dire? Ti giuro, sono terrorizzato. No, scherzo, vieni al concessionario. Allora...
chiuso il telefono in faccia, povero Cristo. Oddio! Dove va, tenente? Che è successo lì? Mi ha chiamato sua moglie, mi ha detto la vuole immediatamente a casa sua. Oh Cristo, ma perché hai risposto? Deficiente! Che cazzo devo fare? Sei proprio un pirla, ma proprio un... il re di pirla siete... Mi serve un'auto, la devo accompagnare. Non hai visto cosa hai fatto prima, no? Cosa... Signore, sta bene? Scusi? Secondo... Questo ha bevuto, secondo me. Oddio! Ma che sta succedendo qui? Oddio! Ci deve essere un virus nell'aria. Oddio, c'è dato. Scusi, tenente, non voglio disturbarla, ma... I neon blu sono illegali. Vabbè, quelli svengono. Ragazzi, ma chiama un'ambulanza, no? Ma ci vuole, chiama un'ambulanza. Ecco. Ma questi erano a terra qui, stanno facendo l'amore, for scribio, che schifo. Oh, oddio, sono due gay. Lo porto io. Non ho chiuso, madonna. Questi stanno pomiciando, tenente. Tenente. Devo andare da sua moglie, ricorda. Sì, adesso... Ecco, sta richiamando, che cazzo gli dico ora? Non rispondere, pirla! No. Così, ma questo sembra il ballo dell'ombrico, ma che... Ha detto che si è messo il completino, quello là, che gli piace a lei. Ma che cosa, che mia moglie è una... befana, vecchia, incallita, un cesso di donna. Sta arrivando qualcuno qui. È un'auto, tenente. Oddio! Mi dica, prego, lei che punta? Madonna, oddio. Ci dobbiamo andare a cambiare. È arrivato il distintivo. È arrivato il suo distintivo. Ma io non capisco. Il suo distintivo è arrivato. Ma hai chiamato l'ambulanza? Che cazzo lo sapevo? Vabbè, se ne andato. È stato lui! No, lui, vado. Dov'è? Di qua, di là. Ce lo dobbiamo andare, muoviamo. Senti tu gli altri? Io non li sento. No, neanche io. E cosa va a scelta lì? Ti avvicini, presidente. Sì, ma voglio capire cosa sta succedendo qui. No, scelta lì è lunga la grafica. Qui stanno cercando di corrompermi, adesso li arresto. Cannette, cocaina, crack, crocodile, speed, MDMA. È tutta roba giovanile, signor Nicol. Ma sì, il ricciolino vuole corromperla. Lei è una pussy, signor Nicol. Non lo resti. No, in realtà questo è il signor... Non lo conosco in realtà. È il signor Nessuno! Cosa fa? Di merda. Ti spacco la testa, sto bastardo figlio! Ti sbatto l'inferno, sei una madonna! Ma sì, scappate! Ti prendo con questo motorino... Te bastardo, peso di ignori! No, scappa! Di più, costo cosa? Sì. Fermati! Cribio, santissimo, queste cose! Presidente! La maleducazione è una cosa che non sopporto, Cribio! Sì, dobbiamo... Uscite dal marciapiede! Male. Nonostante per il presidente! No, ma questo... Vaffanculo! Vedi? Perché non ti avvicini, un Burundi, che ti spacco la faccia!
Silvio, mi bot. Bene. Ecco qui. Silvio che sei allergico al piombo, mi sa. Vi giuro che non volevo fare quello che ho fatto. E che a volte non risponde alle mie azioni. Cribio. No, aspetta, sono noccato, però la schermata del... Che cazzo fa questo? Oddio! Oddio! Inseguili! Acciuffali! Schermata della morte, e c'ho il countdown dei minuti. Raga, una cosa, scusate, parlo fuori roleplay, sì, ma vi sento male, cioè vi sento a tratti, è normale? No. Cioè, a volte, a volte vi sento, a volte no. Stragon. Sì. Cazzo. Perché per esempio il tenente non lo sento più, a Nicola se non lo sento più. No, no, io sono tenente, te non capisco, ma bisogna parlare. Cioè, allora, qui il cioccolato se ne va. Bisogna proprio stare a un metro. No. Non lo chiami cioccolato, io sono stato incarcerato per questa cosa, si ricordi? O sei fermo ti tiro. Grazie, chiamavo il suo amico cioccolatino e qualcuno si è arrabbiato. Brighe brillante, come ufficiale chiamare un negro qualsiasi cioccolato, magari per lei è un po' troppo. Di chi è sta moto? Ma scusa! Dio, ma uccidete questo Poké Coffee qui! Ma l'ha visto anche lei? L'ho visto, sì! Oltraggio pubblico ufficiale. Ignorante. Eia! Ma sei un cretino. Faccia più attenzione alla prossima volta. No, ma che cazzo vuoi? Oh, no, giù l'arma, giù l'arma, giù l'arma. Che sta succedendo? Oh, calmiamoci, posa le armi, posa le armi. Ma... mi dia l'arma. Ma lei è un cadetto dei Boy Scout. Ma che chiamate una pattuglia, sergente? Si venga, venga, venga. È tutto libero adesso. Manca abbassato, manca abbassato, manca abbassato. Ok, dobbiamo trovare un'arma, ce ne dobbiamo andare prima possibile. Devo convincere tenente Nicolas per sicurezza. Sì. Ma sta... il signore qui è il bodyguard. Giù. Servo qualche sì, è lui, sì. Sì. Ma non ha il porto d'armi, se vuole poi se lo deve far passare dalle comandanti. Sì, c'è il comandante. Ci comunque serve comandante. La pistola in queste occasioni perché... Sì, è quello che dobbiamo provvedere, giusto. Calocca, sì. Sì. Allora, comunque, dobbiamo andare al negozio di vestiti. Ho ordinato la sua cravatta col suo simbolo da presidente. Beh, certo. Simbolo proprio. Dobbiamo andare, dai. Sì. Quello mi piace, dobbiamo ordinare un'auto presidenziale qui, no? Ma io mi diverto tantissimo. Venga, venga. Andiamo col vestito del signore. No, non è il nostro il motorino, non so di chi sia. No, lascialo. Molto divertente, faccio il roleplay, mi sto divertendo tantissimo. Sto Presidente, conoscendo un botto di gente. Come ci possiamo muovere da qui? Ora mi imito Berlusconi e... Non posso nemmeno sequestrarlo perché... Non lo so! Chiamo di... taxi non ce ne sono, signori, hanno ucciso. Chiamando. Imito Berlusconi, dice, grazie in questo tutto, momento... Sargento. E seguo sti ragazzi. Sargento Colombo. Un buon lavoro, spostare la passeggiata, arrivederci. Berlusconi. Arrivederci, tenente. Arrivederci. Tenente, la sergento, tra dove? Dai, prendi sto motorino, vai. Ma hai già ordinato il mio. Ah, ok, lo aspettiamo. Poche parole, faccio il roleplay. Prima ho sventato un attacco jihadista insieme alla polizia. Loro mi scortavano, una cosa divertentissima. Ci andiamo a cambiare, dai, ci andiamo a mettere. Io non voglio cambiarmi, Cribio, sto bene così. Ma quelli c'hanno tutto qualcosa di brutto, scusa. Oh, cazzo, sta girando. Vediamo se le mie abilità di guida valgono qualcosa. Ecco, adesso mi inculano. Oh merda. Cazzo. Vai vedere il vico dritto nel vico. Hanno preso i pali, guarda. Teste di cazzo. Ho trovato il furgone, a fa culo sti bastardi, Cribio. Ecco, ne avevo trovato invece qualcos'altro. Madonna, presidente. Dividiamoci. Gira a destra, gira qui, gira qui. Qui a sinistra. Ma chi erano quelli? Sinistra, sinistra. Dove va? Questa è destra. Io odio la sinistra, lo devi sapere, cretino. Ah, sei giusto. Oh, cazzo. Abbiamo il sergente dietro. Dove va? Dove va? Dobbiamo andare al negozio, i vestiti. Torna indietro, lì. Lì.
Ma che cazzo, oddio! 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 Si sente bene! Oddio! Mi ha fatto prendere un coccolone! Dov'è il negozio di vestiti? Ce la fai, ma è che guido io, dai! Molto il casco! Oddio! Dai, guarda che onore, guarda! Oddio! Ma stai buono questa cosa qui, Cribio! Guarda che onore, guardi, l'ho messa anche qui su. Vediamo un po' che cazzo devo mettere. No, colore maglia. Aspetta, colore maglia. Sta nera. Ma rossa, proprio comunista, no? Mi sta tanto al silvietto. Cravatta, dove si trova? Tipo scarpe, tipo collana. Ah. Sa che non ce l'ha la collana. Tipo maglia, tipo giacca. Quello di giacca. Questo è un marrone. Tutta nera sti cazzi. No, tipo maglia da questo qua. Di jeans. Ecco. Aspetti. Veda sull'opfa slash register. Quello grande. Ci ho messo una camicia nera, molto più elegante. Faccio slash register lì su quell'app, può trovare lì collare lì, collare senti a me la roba. Non ho capito cosa devo fare. E veda sul telefono, basta scrivere slash register, devo trovare. Mi appare il cambio del nome, Cribio. Madonna, aspetta. Aspetta. Bello scoglio la occhiali. Tipo ricchino. Con l'occhiali, questo è l'occhiali. Sono le orecchie. Attenzione. Strafigata. Dove si trova? Oh Cristo, scusami. Fibio. Dobbiamo trovare la cravatta. Non ci stanno cravatte qui. Dai, portami in albergo, devo andare a dormire. Ho sonno. Aspetti, mi faccio cambiare anche me. Ancora in quelle condizioni. Aspetti, sei barbone. Sta... Come sono carino. Delicato. L'età non ha scalfito la mia bellezza. Dove si trova? Comincio ad andare, ti aspetto in albergo, dai. Mi chiedo presidente, cosa è successo? Ci penso io. Non sono un grande autista. Presidente, dobbiamo trovare... Devo andare in albergo, che c'è Lara che mi aspetta, muoviti. Subito. Attenzione a questo qui. Oddio! Oh, allora. Merda. Allora, sono io. Sì,
Signor tenente, mi dica. Perché eravate dentro con il motorino? Sa benissimo che io non guido, guida sempre lui. Complimenti a lui, allora. Guida comunque senza patente ancora. O l'ha fatta la patente? Io gli ho dato i soldi per la patente, l'hai fatta? L'ho fatta. Allora devo controllare? Controlli, prego. Controlli bene. Devo fare una perquisizione prima. Alza le mani, sì, pistola. Sì, controlli. Sì, le lascio subito la patente. Perfetto. Ma perché ci sono delle barriere della polizia qua dentro? Non lo so, francamente. Ho messo io per sbaglio. Chiedavo un attimo le informazioni al tenente, l'informazione. Ma non le ho messe io, non posso toglierle. Un'informazione, tenente. Sì, mi dica. Dove se possiamo trovare le cravatte, queste cose qui? Le cravatte? Sì. Qui le trovate, le cravatte. Dove? Io ne trovo. No, qua stanno gli occhiali. Non ci stanno le cravatte. Sarebbe una divisa cravattosa? Io ho trovato questi! Cos'è? Degli occhiali? Non lo so! Però mi sembrano carini! Va bene, allora, facciamo una cosa. Ti dico una cosa, però non ne devi abusare, ok? Perché rischi il ban, ok? Ok. Sì, sì, vedi. Allora, in chat scrivi /EUP. E ti si dovrebbe aprire un menu. Ok, poi. Aspetta, ripeti. Ok, adesso ti escono tutte delle forze di emergenza. Ripeti. Escono in un menu tutte le forze di emergenza. Colori svenuto. /EUP. Che cazzo ho fatto io? Perché? Una volta ti esce il menu, vai su security e metti mail VIP security. Allora, slash e... Non altri, perché gli altri sono perfetto. Quella del presidente che volevo. Dov'è? Quella del presidente, quella a lui. Lui non ha un EOP. Ecco, per esempio, queste qui non potete metterle perché sono... Vabbè, sì. Dalle forze di polizia. Sì. Praticamente per quello del presidente, niente. No, non ci sono. Cioè, sì, adesso ti dico, dammi un secondo. Ma sono io il presidente, che fai mi copi? Cribio, se no sempre anche una carpa guarda il corpo, se no... Mettiti un auricolare. Ci sarebbe questo qui, se vi interessa. Oddio! Questo è un bombarolo. Ti devi mettere gli occhiali da sole e l'auricolare. Giusto. Cribio, ma io l'avevo messo. Questo è tipo guardiaboschi. Adesso qui anche i vestiti che indossa il proprietario del concessionario. Se avessi vestito. Ma io sono il presidente, Cribio. Meglio altro che il concessionario qua. Esatto. Agenti, scusate, ma perché sono pelato? Il Ford Explorer hanno perché riparato? Sono pelato? No, perché sono un ufficiale ordinato con la neve, che è meglio per noi prendere un Ford. Sì, il problema è che ci sono dei problemi con il Ford Explorer, signori. Cioè? Nel senso che fanno i 400 km orari. Ma magari. Perché l'hanno risistemato? Almeno le nostre macchine di ora attuali fanno massimo 250. Va bene, allora non sistemate, meno male. Allora possiamo riprendere e utilizzare i Ford Explorer finalmente. Ma penso di sì, anche perché con la neve ho parlato al comandante, è meglio utilizzare questi Ford. Sì, assolutamente. Va bene, ufficiale, buona giornata. Grazie, presidente. Buon proseguimento. Buona serata a voi, agenti. No, ancora il presidente, Silvio. Grazie, presidente. Sì, stavo tornando in albergo. Comunque, non vi preoccupate, ragazzi, per la mia incolumità.
Ah, ci sono bene, io. Bene, bene, bene. Solo che mi servirebbe un'arma. Quando arrivo a Capuano mi farò ancora lui, ma colui che l'ha fatta rapire da quei due delinquenti? Proprio quell'imbecille lì, sì, ormai è una piazza. Eh sì, abbiamo avuto dei... Ah, le informo Silvio che l'abbiamo presi, quei due delinquenti. Meraviglioso, ragazzi, ma non avevo dubbi sulla vostra efficacia. La ringrazio, grazie anche al suo aiuto. Ma grazie a voi per la sicurezza che ci date costantemente. Va bene, vi auguro un buon proseguimento allora. A voi, buon proseguo. Buona serata. Salve. Devo andare subito in un albergo da Lara. Poi dopo... Sì, dopo... io me ne vado, per sempre. Buonanotte Nicolas, è stato gentilissimo. Salto un attimo. Se no domani muoio. Notte. Anch'io. Buonanotte presidente. Buonanotte caro. Su, lasciami davanti l'albergo e va. Mignote, fai quello che ti pare. Ci dovremmo mettere anche gli istintivi. Sali per il momento. Andiamo. A me che guido io, si fermi, a me che guido io. Cosa è successo lì davanti? Non lo so. Non capisco. Se non ci faremo scortare dalla polizia, nel Vespino. Un incidente, oddio. Tensione circolare, piano, cauti. Okay, dai, chiamiamo un carro attrezzi e via. Cammina, no, non stare qui con un pirla. Vada. Vabbè, un Vespino, non si nota. Mica. Sei un presidente col Vespino, guarda un po'. Non è l'abito che fa il monaco, Cribio. Ci dovremmo far prestare di nuovo l'auto da quello, dall'autista. Su via all'albergo, di corsa, sonno. Non voglio inculare, dai. Ora è compagno da sua moglie. Qui ad Arcadia, dai, su. A sinistra, dove vai? A sinistra. Sento male. A sinistra. Torna indietro. Ma no, lui mi lascia il motel adesso, guarda. Io dove mi porto? Direggio presidente, non la sento bene. Mi senti adesso? Non la sento bene. La sento ancora molto. Non so cosa sta succedendo. Mi lascia all'albergo subito. Arriva, andiamo. Che mi sta venendo l'erpe sul naso, ragazzi, mi comincia a dolere. Comunque intanto adesso Scorregione mi accompagna, grazie mille per chi ha assistito a questa cosa, spero vi siate divertiti per questo roleplay. Nicola, sei uscito, è stato molto divertente, comunque veramente divertente stasera. Sono quasi arrivati, sono stanco una bega. Anch'io Nico, infatti sto facendomi tra virgolette accompagnare in albergo e sto morendo di sonno. Domani si lavora, ragazzi. Ho tirato pure un po' troppo stasera. Comunque grazie per l'aiuto e la giocata di stasera. Mi sono divertito veramente tanto. Grazie anche per l'aiuto economico soprattutto. Siamo quasi arrivati, sono passati 12 anni, Cristo. Sì. Ah, ok. Non andare nella villa che ci sparano, eh. Eccoci qua. Già preparato le luci, le vedo. Eccolo. Mi sa che sta andando proprio alla villa. Questa è la villa, no? Non possiamo entrare in questa villa. Come non detto. Questo mi fa morire qua. Questo ci fa morire qua dentro. Ah, ok. Nell'ansia. Ma cos'è, una villa controllata da gente o NPC che sparano? Ah, quella di Michael nella storia, ok. Finalmente, grazie mille caro, ci sentiamo in questi giorni allora. Avvisami, ti vengo a prendere. Certamente, una buona serata caro. Ok, avvisami. Di persone mafiose. Ah, signori, che dire, stasera mi sono divertito veramente tanto. Grazie mille dell'aiuto, del supporto, della compagnia, di tutto quanto.
Ovviamente ringrazio Nicolas sì, per l'impegno che ha avuto nei miei confronti, aiutandomi tantissimo per questa partecipazione che ha avuto nel loro server. Mi hanno accolto tutti benissimo, anzi, per chi non avesse ancora iniziato a giocare, vi consiglio server Las Vegas di andare a trovarli, ragazzi, se lo meritano. Ci sentiamo domani, vi ricordo a tutti quanti, dalle 14 in poi la live pomeridiana, dalle 14 alle 15:30, poi la sera, domani sera 10:30, 11 tornerò in live. Serve Los Angeles, no Las Vegas, scusa, hai ragione, devo ancora impararlo bene. Quindi serve Los Angeles, ci sta la neve, quindi l'unico serve con la neve è quanto ho visto adesso d'italiano. Ve lo consiglio, troverete sicuramente qualche volta in giro sempre Berlusconi che si farà un giro. Può essere pure che domani cambieremo identità, questo non lo so, vedremo. Per il momento ragazzi questo è tutto, una buona notte, grazie mille